Allora, siamo nella fase di adesso, la parte dal basso. Abbiamo questa fase 2, come dire, dedicata al web 2.0 e alla microsource. Abbiamo visto lunedì, diciamo, come avviene la progettazione dell'ascolto con il professor Di Fraia. Cioè, il professor Di Fraia ci ha fatto capire una cosa fondamentale: quanto è importante saper ascoltare la rete per migliorare tutto l'ascolto, soprattutto così siamo delle start-up. È importante ascoltare perché riusciamo a capire il cosiddetto sentiment, cioè qual è l'emozione che suscitiamo negli altri in rete, e soprattutto per capire quali sono le nostre possibili influencer, cioè coloro che possono aiutarci a, come dire, fare attivare il nostro passaporto positivo. Poi abbiamo visto tutta una serie di strumenti di social media intelligence che ci permettono di capire che cosa dice la rete di noi. E quindi possiamo, tramite questi strumenti, orientare la nostra strategia di marketing, ovviamente marketing web marketing. Oggi parleremo con Silvia Mione di crowdsourcing. Che cosa significa crowdsourcing? Molto velocemente, molto sinteticamente, crowdsourcing è crowd più sourcing, quindi crowd folla, sourcing, diciamo ricercare, adesso ci spiegherà meglio Silvia. Due parole su Silvia. Se non è sales manager di Coppiene, sales manager di Zupa. Zupa è una startup nata all'interno dell'incubatore investitore Hedge Farm. Probabilmente una delle migliori incubazioni d'Italia, non perché sia Silvia, ma perché se ne parla davvero molto bene. Silvia è specializzata in crowdsourcing per l'appunto, in customer management e ovviamente in sales management. Cosa dire di più? Ha 31 anni, Sì. quindi è giovanissima. È un bel esempio di come dire, anche nonostante la giovane età, come dire, si possono fare cose davvero interessanti. Zupa ne è proprio la dimostrazione molto chiara. Non ho null'altro da dirvi, lascio la parola a Silvia, buon laboratorio. Grazie, e beh, questo Sì, ce no, l'ho già. adesso mi Ok. Allora, benvenuti. Spero di non insomma, annoiarvi troppo con tutte le mie parole. Ho preparato un po' di argomenti di cui parlare, nel senso che allora, appunto, io mi occupo di Zuppa, però Zuppa va letta e va spiegata all'interno di un contesto molto più ampio, che è appunto il contesto del crowdsourcing e dello sviluppo dei social media, di cui so che avete già parlato, insomma, anche col professor Di Fraia. Io vi parlerò di tutte queste cose in maniera molto pratica, attraverso degli esempi molto pratici di aziende che già lavorano, di progetti che stanno partendo e della mia esperienza in prima persona per farvi capire che sono degli spunti che magari possono aiutarvi a sviluppare poi delle idee imprenditoriali. Cioè, alla fine il mio input sarà questo. Allora, partiamo dal crowdsourcing, intanto. Che cos'è? Vabbè, è un modello di business, perché che se ne dica è un modello di business, in cui lo sviluppo di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di una campagna pubblicitaria, chiamiamolo progetto in senso lato, viene affidato ad un insieme non organizzato e distribuito di persone. Quindi non è un lavoro in team, è un lavoro aperto, lasciato, diciamo, in balia di chi ha la voglia di parteciparvi. Allora, qua ho scritto anche un po' troppo. Comunque, è una tipologia di attività online, partecipativa, si sviluppa prevalentemente appunto online, però non solo, nel senso che è molto sempre più frequente che il crowdsourcing venga affiancato da degli eventi proprio fisici in cui i programmatori, gli sviluppatori, designer, creativi, a seconda di quello che è il progetto di cui si va a parlare, partecipino anche all'interno di uno stesso luogo fisico per la risoluzione di un progetto.
Vi faccio un esempio, tutti questi, ne avrete sicuramente sentito parlare, questi hackathon, questi eventi che nascono come eventi per i programmatori, diciamo, in cui si dà un tema, un problema da risolvere e va risolto nell'arco di quel weekend, di quella giornata in cui si fa una full immersion totale all'interno di un determinato tema, o per sviluppare dei nuovi progetti, o per la risoluzione di un problema esistente, sostanzialmente. Poi comunque tutte queste cose poi ve le lascio, quindi potete scorrervele per bene. Io mi soffermo soprattutto su vantaggi e svantaggi di questo tipo di strumento. C'è un libro interessante che è stato scritto sul crowdsourcing, soprattutto sul crowdsourcing applicato alla creatività, che si chiama Masse Creative, in cui si parla proprio dei vantaggi e degli svantaggi che questo tipo di sistema porta con sé. Noi che abbiamo una piattaforma che funziona in crowdsourcing li viviamo in prima persona, perché ci sono numerosissimi vantaggi, però bisogna stare molto attenti all'utilizzo di questo tipo di strumento, perché si rischia che venga percepito più come uno sfruttamento della creatività o del lavoro delle persone piuttosto che come una sua valorizzazione. Allora, innanzitutto i vantaggi sono il fatto che nel momento in cui un'azienda apre un contest, una call to action a livello online per coinvolgere sulla risoluzione di un problema un gruppo di persone, uno dei principali vantaggi è che si innesca una collaborazione che è attiva, ma è attiva nel vero senso della parola ed è attiva da entrambe le parti. Si innesca una comunicazione che diventa bionivoca tra quello che è l'utente, chiamiamolo, e quello che è l'azienda. Cosa che non è da poco, perché in realtà le aziende sono normalmente molto meno aperte di quello che vogliono farci vedere, insomma. Permette sicuramente l'accesso ad un'intelligenza, questa cosiddetta intelligenza collettiva, quindi ad un insieme di teste che sommate dà un effetto maggiore che non la singola somma di testa più testa, in sostanza. I tempi rapidi, perché solitamente nel caso degli hackathon si tratta di o giornate o weekend, nel caso di contest online si parla sempre di settimane di lavoro ma mai di anni di lavoro o di sviluppo, quindi sono comunque delle attività che hanno un tempo limitato, che vengono svolte in un periodo limitato di tempo e che offrono subito il risultato di quello che è il loro lavoro all'azienda. Il feedback che si riceve da parte degli utenti, perché oltre al contenuto di per sé, non bisogna pensare che faccio questo contest in crowdsourcing solo per ottenere un contenuto. In realtà, un contenuto, un progetto, quello che è, in realtà io ottengo molto di più, perché quel contenuto è il risultato di come io vengo percepito, di come la mia azienda è stata studiata, è stata analizzata, di come il mio problema è stato studiato, no? Quindi oltre al risultato si ottiene anche tutto quanto l'indotto, diciamo, tutto quanto il feedback che ha portato a questo. Soprattutto per quanto riguarda la parte di creazione di comunicazione, che è appunto la parte di cui si occupa Zuppa, il fatto di co-creare, quindi di creare in crowdsourcing attraverso una community, fa in modo che la comunicazione che ne esce sia molto più vicina alla sensibilità di chi la comunicazione la riceve. Quindi è come se chi fa la comunicazione e chi la riceve venissero messi sullo stesso livello. Ed è una comunicazione molto più credibile, perché l'utente medio del web crede molto di più ad un utente come lui che non all'azienda, perché la pone in un livello diverso. Gli altri vantaggi sono chiaramente la visibilità che gli utenti possono ottenere da questo tipo di progetti, la possibilità di una crescita professionale, di fare un esercizio di tipo creativo e chiaramente i riconoscimenti economici che solitamente ci devono essere per il lavoro che viene svolto.
E da parte dell'azienda una cosa molto importante è la possibilità di fare della selezione anche del personale, diciamo, la possibilità di trovare delle teste buone da poter poi magari inserire. Vai. Contest, non so se... Cioè una sorta di gara, però un po' chiamarla gara si entra nell'ambito delle gare normalmente intese, legalmente intese, non è proprio così. Quindi sono più delle call to action, dei contest, chiamiamole pure delle gare per farci capire, in cui un'azienda espone un problema, un'esigenza, e la folla risponde dando la sua soluzione. Uso problema, esigenza, soluzione proprio perché questi termini possono essere adattati a qualsiasi tipo di contesto, al design, all'innovazione di prodotto, alla comunicazione, insomma a qualsiasi tipo di contesto. Quali sono però gli svantaggi? Allora, prima di tutto il pericolo di cadere nel lavoro speculativo. Ci sono dei movimenti, soprattutto negli Stati Uniti, poi vi spiegherò bene perché ci sono delle regolamentazioni, delle cessioni di diritti d'autore, di licenze di utilizzo diverse rispetto all'Italia, quindi lì è molto più sentita questa cosa del lavoro speculativo. C'è il pericolo che chi partecipa lo percepisca come uno sfruttamento della propria creatività. Quando succede quando non c'è una giusta remunerazione chiaramente per il lavoro che viene svolto, o non viene data una ragione in più che magari può anche andare al di là del denaro, diciamo, del compenso, ma che può essere in termini di occasione di lavoro, in termini di visibilità, insomma altre tipologie, insomma, di gratificazione. Un altro degli svantaggi è che se questo tipo di attività non viene gestita nel modo corretto, si rischia di ottenere dei contenuti che non sono utilizzabili, delle soluzioni che in realtà non sono utilizzabili. Perché? Perché tutto quello che esce dal crowdsourcing deve essere originale, deve essere, non è che uno può inventarsi una cosa che in realtà se l'è già inventato un altro perché magari ha trovato spunto, eccetera. Dato che è molto facile che chi partecipa a dei contest, a delle call to action, soprattutto online, non nei luoghi fisici, però soprattutto quelle online, non si renda, diciamo, si senta un po' protetto dal monitor di un computer e quindi tenda a volte anche a fare il furbo, c'è da stare un po' attenti. Soprattutto nel nostro caso. Noi appunto organizziamo contest creativi, quindi per trovare dei contenuti che possano essere o delle campagne pubblicitarie o comunque dei contenuti per la promozione delle aziende. Nel nostro caso questa cosa è molto molto sentita, cioè noi facciamo un'attività di controllo e monitoraggio dei contenuti molto approfondita, perché non possiamo rischiare di vendere poi al cliente delle creatività che il cliente non può utilizzare perché magari utilizzano a loro volta delle parti, delle musiche piuttosto che delle immagini protette da copyright. Un altro svantaggio, un'altra cosa su cui ragionare è il fatto che può anche essere che l'azienda non trovi quello che cerca. E qui subentra, secondo me, la necessità di affidarsi a chi questi contest li sa organizzare. Nel senso, c'è la possibilità che le aziende organizzino per conto proprio queste call to action, no? E non si affidino a dei soggetti, a dei siti come possono essere Zoop, come vedremo Innocentive per lo sviluppo di nuovi prodotti e quant'altro. In questi casi c'è la possibilità che l'azienda non sappia comunicare bene quello di cui ha bisogno e quindi alla fine dica no, io non ho trovato quello che mi serve, questo è uno strumento che non funziona. No, non è lo strumento che non funziona, è che magari loro non l'hanno saputo usare bene. Quindi bisogna un po' stare attenti. E poi l'azienda deve essere preparata anche nella fase di scelta dei progetti che arrivano, delle soluzioni che arrivano. Perché? Perché se si sceglie una cosa solamente sulla base del mi piace o non mi piace,
probabilmente si sceglie una cosa che alla fine non ci serve. Serve una, chiamiamola giuria tra virgolette, serve comunque un team, lato azienda, capace di identificare esattamente qual è la cosa che più gli serve. Non è, sembrano cose molto banali, in realtà non lo sono per niente, perché io mi rendo conto tutti i giorni di quanto le aziende facciano i contest sulla nostra piattaforma e poi scelgano magari dei contenuti. Arrivano 100 video e scelgono dei contenuti che alla fine non, magari non dico non meritino, però risultano essere non proprio in linea con quelle che erano le sue richieste iniziali. Perché? Perché l'azienda è abituata ad un modo di ragionare che è diverso da quello del web ed è diverso da quello del crowdsourcing, e quindi quando fa la scelta normalmente utilizza quelle stesse logiche, quelle stesse dinamiche, e questo va chiaramente in conflitto con quello che è lo strumento che si utilizza. Scusa Silvia, sì. Volevo come dire, coinvolgere un po' i ragazzi che sono presenti. Secondo voi perché, cioè a che cosa potrebbe servire il crowdsourcing nel caso di una startup? Cioè, secondo voi come può essere utilizzato il crowdsourcing al fine proprio della nascita di una nuova impresa? Troppo presto, questa domanda è arrivata troppo presto. Facciamo adesso, sicuramente si parla di, come ha detto Silvia, ti do del tu, sì. Di una call to action, quindi comunque serve a raccogliere informazioni o qualsiasi parere che possa arrivare, qualsiasi voce che possa arrivare su un determinato tema, problema, domanda. Quindi penso che con queste nozioni qua so darti questa risposta. Bene, sì. dove finisce il confronto, il semplice confronto informativo che si crea in questi contest, non sì. capito male, e dove comincia invece la vera e propria attività consulenziale? Perché se ho capito bene ci sono anche delle situazioni, il rischio di speculazione, perché questo tipo di attività in un certo senso è remunerata, giusto? Sì. Quindi questo non ho capito. Di solito, allora, poi per quel io parlo nella fattispecie per la nostra realtà, per come siamo strutturati noi, ma diciamo molte piattaforme di creazione di contenuti in crowdsourcing funzionano così. Si lancia il contest, c'è un monte, chiamiamolo montepremi, c'è un compenso in palio per il progetto vincitore. Questo compenso chiaramente viene dato al progetto che l'azienda sceglie perché risolve, diciamo, la sua problematica. Chiaramente, cioè, poi alla fine sarà quello che l'azienda andrà ad utilizzare. Ecco, la parte speculativa? La parte speculativa sta laddove, sta soprattutto, allora, non tanto in Italia. Vabbè, faccio subito questa parentesi così ci troviamo via il dente, via il dolore, sui diritti, eccetera. Non tanto in Italia quanto negli Stati Uniti o in attività che vengono promosse direttamente da alcune aziende. Da alcune aziende direttamente. Okay. Perché i contest possono essere fatti o l'azienda autonomamente decide di coinvolgere i suoi fan, i suoi clienti, i suoi, insomma, il suo pubblico, e gli chiede, non lo so, di inventare un nuovo gusto di gelato, faccio un esempio, ok? Di proporre un nuovo packaging per il suo prodotto, sì. E lo fa direttamente, oppure può affidarsi ad un intermediario, che sono le piattaforme come la nostra. Nel caso in cui loro si affidino ad un intermediario, solitamente l'intermediario ha delle regole ben precise, cioè nel senso noi facciamo contest ma li facciamo tutti con lo stesso regolamento, secondo tutti hanno un montepremi, garantiamo determinate cose all'utente, cioè ci sono una serie di garanzie, sia lato cliente sia lato utente, chiaramente. Nel momento, in Italia sempre, nel momento in cui, negli Stati Uniti è un po' diverso, nel senso che mentre in Italia quando un utente carica un contenuto per una call to action di questo tipo, cede una licenza di utilizzo non esclusiva di quel contenuto,
la quale diventa esclusiva solo nel caso in cui il contenuto vinca un premio, quindi vinci un premio, vinci il compenso, io posso usare il tuo contenuto, non vinci il compenso, il contenuto resta tuo, in sostanza. Negli Stati Uniti molte piattaforme non funzionano così, tu partecipi e cedi già anche se non vinci. Magari se il tuo contenuto, tu intanto diciamo cedi il copyright del contenuto che tu hai caricato, sia che tu vinca che tu non vinca. Se tu vinci il tuo contenuto sarà utilizzato, o se tu non vinci ma il tuo contenuto sarà utilizzato in un secondo momento, ricevi un compenso, però normalmente abbastanza basso, però comunque tu non puoi riutilizzare quella creatività in altri contesti, perché ne hai ceduto la proprietà. Una sorta di corrispettivo per il copyright. Esatto, il premio è il compenso. Noi lo chiamiamo premio perché utilizziamo tutto, diciamo, la terminologia del contest, del premio, eccetera. In realtà non è un premio nello specifico, è il compenso per l'autore della creatività che viene scelta come più adatta a risolvere quella specifica esigenza del cliente. Quindi in questo senso, nel momento in cui io partecipo ad un contest e partecipo a fondo perduto, sostanzialmente, e il contenuto che io produco, poi anche se non vinco niente, anche se non vengo pagato, però rimane dell'azienda per cui io l'ho fatto, lì chiaramente uno dice, vabbè, ma allora, cioè, io lavoro per niente, in sostanza. Quindi per questo bisogna stare un po' attenti a come si chiedono le cose e a quale tipo di compenso, di remunerazione, insomma di gratificazione viene data. Noi ad esempio, giusto per farvi un esempio, su Zuppa molto molto raramente accettiamo dei contest in cui il compenso, diciamo, non è in denaro ma è, che ne so, in servizi, prodotti, cose di questo genere. Noi diciamo sempre al cliente, puoi dare anche queste cose, però ci deve essere un corrispettivo per il lavoro che viene svolto, perché altrimenti ritorniamo a quando, esatto, quindi, cioè, mi sembra già una regressione un po' eccessiva, ecco, diciamo così. Allora, il crowdsourcing si può appunto attivare per varie tipologie di richiesta. Come diceva prima Nico, ma dove lo posso utilizzare? Per una startup che cosa ci posso fare? In realtà ci si può fare di tutto, perché può esserci un modello di business che proprio come questi che vi farò vedere adesso, basati sul crowdsourcing, ma il crowdsourcing può anche essere un modo per, ad esempio, testare un'idea, per ricevere un feedback, anche come attività di comunicazione, perché no? Proprio utilizzare il fatto del crowdsourcing, di fare un contest in crowdsourcing per far parlare di sé. Anche questa è una cosa che vi assicuro funziona. Ci sono clienti nostri che hanno fatto il contest non tanto, non solo per il contenuto di per sé, ma per la copertura, chiamiamola copertura, un termine molto vecchio però rende l'idea, per la copertura stampa, per la rassegna che hanno potuto avere in quel periodo in cui facevano il contest. Perché? Perché è una cosa innovativa, perché in certi settori è una cosa che comunque non fa quasi nessuno, e quindi questo chiaramente era una notizia da comunicare. Adesso vi porto alcuni esempi. Vabbè, Innocentive, che è una piattaforma sostanzialmente leader per la gestione delle richieste di innovazione e di problem solving. Qui ci sono, c'è proprio un network internazionale, sono milioni di, loro li chiamano proprio problem solvers, perché sono ingegneri, sono progettisti, sono sviluppatori, sono designer, sono di qualsiasi tipo di background. Sulla base di quella che è la richiesta che viene fatta dalle aziende, che alle volte però sono proprio delle richieste proprio di, non so, risolvere anche dei problemi di chimica, per dire, delle formule per un nuovo, dal nuovo shampoo, cioè
delle cose anche molto di nicchia, però funziona in maniera pazzesca, cioè saranno almeno 10 anni, penso, che perché era ancora... Cosa? Sì, perché era già abbastanza rodato all'epoca della mia tesi di laurea, quindi ormai direi che ne è passata di acqua sotto i ponti. Loro sostanzialmente pensano, questo è proprio tratto dal loro sito, che chiamano il loro modo di lavorare challenge driven innovation, quindi un tipo di innovazione che accelera i processi di innovazione. Cioè il fatto di chiedere ad un pubblico così ampio di persone di risolvere un determinato problema fa sì che la soluzione venga trovata molto prima. Anche perché poi sono tutti un po' in competizione, no? L'uno con l'altro, quindi la cosa stimola ancora di più la velocità con cui si risolve il problema. E loro appunto pensano che in questo modo si riesca a non solo a sfruttare l'intelligenza collettiva che è fuori dall'azienda, ma una delle cose che li contraddistingue è il fatto che loro pensano anche di offrono dei servizi che permettono di mettere insieme l'intelligenza collettiva esterna ed interna. Queste sono le tre tipologie di intervento che loro offrono, no? Quindi c'è, vabbè, la challenge classica, c'è il problema, viene postato, viene richiesta la soluzione e vengono coinvolte tutte le menti di talento che si sentono in grado di risolvere quella problematica. Poi c'è una piattaforma proprio di gestione aziendale dell'innovazione, quindi interna, cioè loro ti danno a disposizione delle aziende una piattaforma in cui è come se l'azienda potesse far accedere tutti i suoi dipendenti e far lavorare i suoi dipendenti su quella piattaforma per risolvere il problema. Che voi direte? C'è già la ricerca e sviluppo all'interno di un'azienda? Sì e no. Perché a volte, soprattutto nelle grandi aziende, le aree sono molto slegate tra di loro, le diverse aree aziendali, esatto, fanno un po' sistema a sé, no? Quindi è molto difficile che ci sia un'apertura, insomma, anche all'interno della stessa azienda, quindi questo facilita molto. Ad esempio, so che Procter & Gamble, che quindi c'è, allora hanno miliardi di prodotti, miliardi di brand in tutto il mondo, utilizza moltissimo questa piattaforma, anche proprio per la ricerca interna. E poi vabbè, ci sono i programmi customizzati, personalizzati per aziende insomma, particolarmente esigenti e quant'altro. E questo è un modo di approcciare, quindi uso il crowdsourcing per nuovi prodotti, per qualcosa di, come dire, proprio legato al prodotto, all'innovazione di prodotto. Poi, quest'altro esempio che vi porto è una piattaforma fighissima, cioè proprio fighissima secondo me. So che il termine non è molto accademico, però rende l'idea. Si chiama Kickstarter ed è una piattaforma di crowdfunding, cioè tu puoi andare, ci sono 13 tipologie, diciamo la musica, il teatro, il cinema, eccetera, tu puoi entrare, caricare il tuo progetto e cercare dei finanziatori per il tuo progetto. Tu ti devi porre un obiettivo, dici io per realizzare il mio progetto ho bisogno di $10,000, poniamo. Quindi il mio obiettivo sono $10,000 e cerco di raggiungere questo obiettivo in un mese, ok? Se raggiungi il tuo obiettivo, perché poi ovviamente tu cosa fai? Promuovi, dici guardate che io sto cercando fondi su questa piattaforma, fai girare la notizia, tutti quelli che visitano questa piattaforma, sono tantissimi, vedono tutti i progetti che vengono caricati di volta in volta e se la cosa gli piace può essere che appunto la finanzino e danno la loro, promessa, diciamo, che ti daranno, cioè si impegnano a darti tot. Che ne so, uno si impegna a darti $1,000, un altro 200, un altro 500. Se entro il mese di tempo che ti sei dato raggiungi il tuo obiettivo, ti sei finanziato, ti danno i soldi. Se non raggiungi l'obiettivo nel tempo che ti sei prefissato, non ti arriva niente. Cioè non è che ti arriva quello che hai raccolto fino a quel momento, o tutto o niente. Però funziona, perché sono stati, ad oggi, fino ad oggi, ed è partito nel 2009,
Il 44%, quindi è quasi la metà, il 44% dei progetti è stato finanziato e sono stati dati più di 688 milioni di dollari, sono stati finanziati più di 44.000 progetti creativi. Banalmente il progetto creativo può anche essere la realizzazione di un documentario, cioè un progetto molto circoscritto, non è che deve essere per forza un'idea imprenditoriale, può anche essere, che ne so, devo preparare il documentario per, voglio fare un documentario sulla mia città per poi venderlo alla promozione del turismo, però mi servono i soldi perché non ce li ho. Faccio il mio progettino, lo vado a promuovere all'interno di Kickstarter e magari mi porto a casa il risultato. Kickstarter vive, perché ovviamente anche loro ci guadagnano, perché si tiene il 5% del budget che viene investito. Ovviamente, cioè, se si arriva lì al totale, cioè non è che prende su ogni persona che dice ti darò tot, se si raggiunge il risultato finale, lui si prende il 5%. Sì. Ci sono anche, avevo letto che c'erano anche dei progetti italiani che erano stati inseriti. Sono piattaforme praticamente, sì, che gestite voi? No, questi sono esempi di crowdsourcing in generale, poi nello specifico parlerò di Zuppa, che è quella che gestiamo noi, però questi sono degli esempi di come il crowdsourcing viene utilizzato sostanzialmente. Ma partecipare a queste piattaforme è gratuito? Sì. Quindi io ho la possibilità, a prescindere dalla partecipazione effettiva concreta, di avere visione di questa idea progettuale? Sì, assolutamente sì. Sì. E questa è una presentazione di Kickstarter dell'anno scorso, dei risultati ottenuti. E sì, secondo me ha dei numeri pazzeschi. Cioè, considerate che è nata nel 2009. Quindi nel 2010 il Times gli ha dato tipo il premio per il miglior business model, mi pare, nel 2011 il miglior sito, però ci avevano fatto veramente dei numeri pazzeschi, perché cioè 2 milioni e 200 e passa persone coinvolte, un totale di soldi che direi abbastanza interessante, i progetti solo nel 2000... Solo... Sì. Sì, ma il totale di soldi che significa questo? Cioè, cosa sono? Sono i soldi che sono raccolti, sì. Sono i soldi raccolti dai progetti. Cioè 18.109 progetti sono stati finanziati per un totale di 319.000. Quindi soldi raccolti ed investiti? Sì, esatto. Ci sono più di 2.2 milioni di persone che hanno investito sui progetti nel 2012, di questi poi c'è chi investe una sola volta, chi investe più, su due o più progetti, su 10 o più progetti, e poi ci sono questi 452, penso siano paperoni, che investono su 100 o più progetti, quindi secondo me... Esatto, se avete un'idea e vi servono dei soldi, io ci proverei perché secondo me è molto interessante. Vabbè, ci sono persone da 167 paesi, sempre dati del 2012. Ecco, queste sono le categorie più utilizzate, cioè più richieste in sostanza. La musica, i progetti musicali sono quelli che sono stati maggiormente postati, quindi quelli che hanno più bisogno di soldi in sostanza, però quelli che ottengono più soldi sono quelli sui giochi, sul gaming. E poi vabbè, ci sono arte, film, musica, publishing, teatro, eccetera, eccetera, quindi c'è di tutto e di più. Queste sono le linee guida per partecipare, cioè semplicissimo, cioè tutto può essere, basta che sia un progetto quindi che abbia, o che sia una cosa limitata insomma che abbia dei confini, limitata insomma nel tempo, che appartenga ad una delle categorie indicate, cioè sono in realtà delle linee guida molto ampie, cioè un sacco di cose che magari ci vengono in mente e possono rientrare. Non so, voglio scrivere, ho scritto un libro ma non ho nessuno che me lo pubblica, magari vedo, lo metto lì, metto un estratto, vediamo se a qualcuno interessa, per esempio.
Poi un'altra applicazione, così poi adesso vi do un po' di stimoli, così poi potete rispondere alla domanda che vi ha fatto lui prima. Un'altra applicazione del crowdsourcing è sulla comunicazione e sul marketing sostanzialmente, quindi sulla creazione attraverso il crowdsourcing di campagne pubblicitarie sostanzialmente, che è quello che facciamo noi. Però non lo facciamo solo noi, nel senso che noi abbiamo iniziato nel 2007, però è una cosa che soprattutto negli Stati Uniti ha preso molto piede, ha preso talmente piede che ci sono degli spot, adesso vediamo se riusciamo a farli vedere, che vengono trasmessi ogni anno durante il Super Bowl, che è l'evento per eccellenza negli Stati Uniti, cioè vengono investiti miliardi di dollari nelle pubblicità del Super Bowl, cioè esserci durante il Super Bowl vuol dire che sei veramente al top. Questa azienda, che è un'azienda di un marchio di patatine, si chiama Doritos, sono, mi pare, 4 o 5 anni che lo spot lo fa fare ai suoi consumatori e lancia un contest creativo che si chiama Crash the Super Bowl, mette in palio 25.000 dollari e dice: createmi lo spot, il più bello io lo mando direttamente, lo mando, cioè nel senso non è che cioè cascasse il mondo, lo mando durante il Super Bowl. Ovviamente questi si sono scatenati, cioè ci sono dei video bellissimi, cioè veramente belli, nel senso che sembrano appena usciti da una agenzia e magari lo sono. La cosa bella è che il crowdsourcing non è che solo la persona comune che magari di giorno fa, che ne so, il ragioniere o il geometra o il commercialista e di notte si mette a fare i video perché gli piace. No, sono professionisti che magari lavorano anche in grandi agenzie, però si tolgono magari lo sfizio o decidono di partecipare in proprio a questo tipo di iniziative per farsi conoscere, per farsi vedere, per ottenere tutta una serie di benefit legati poi alla visibilità di quel contenuto che magari altrimenti lavorando all'interno del suo studio, della sua agenzia o come faceva prima non avrebbe ottenuto. Adesso vi faccio vedere se riesco. Uno di questi video. Allora, questo è quello che ha vinto. Vediamo se riusciamo a farlo vedere. No, non lo so perché non so se prende bene. Vediamo se refreshando la pagina va. Vedo un po' lunga, vediamo se questo della capra funziona. Ecco, si vede un po' male, ma c'è sta capra che mangia patatine. Questa era, non si è vista la fine perché alla fine c'è lui che torna fuori con la capra e la mette in vendita a sua volta, però questo era uno, questo è il primo, non si riesco a farvelo vedere, vediamo se da qua lo prende, perché anche il vincitore secondo me merita, il vincitore cosa? Questo è uno dei finalisti. Questo è uno dei finalisti, ma quello che ha vinto è questo qui. Se riesco a farvelo vedere. Dai.
Comunque Doritos era un marchio di patatine che prima non se lo filava nessuno, cioè non se lo filava nessuno, non lo almeno all'estero non se lo filava nessuno, non lo conosceva nessuno. Dopo questa serie di iniziative è diventato un caso di studio, perché chiaramente anche il fatto di cioè di avere la di assumersi il rischio di fare una cosa del genere senza avere minimamente la certezza di quello che si raccoglie, per un evento così importante come quello del Super Bowl, in cui cioè le aziende investono tantissimo, cioè è già una cosa veramente pazzesca. Però mi dispiace, ma non riesco con... Vabbè, proviamo dopo. Proviamo dopo. Ecco, e poi il crowdsourcing e il design di prodotto, un'altra applicazione, quindi vedete che ce ne sono veramente tantissime. Allora, questo è un progetto che nasce invece all'interno di H-Farm, anche questo, insieme a Zuppan, nasce l'anno scorso ed è una piattaforma che organizza dei contest per la realizzazione di design di prodotto. Quindi dal design proprio dell'oggetto fino al packaging sostanzialmente. È diciamo una piattaforma che sta un po' a metà tra il mondo dell'artigianato, della piccola impresa, perché alla fine loro i primi progetti che stanno facendo... Aspetta che è partito il video sotto. I primi progetti che hanno fatto sono proprio progetti per delle piccole realtà che magari hanno detto beh, proviamo a vedere se si fa, non so, se mi trovano un nuovo, che ne so, supporto per l'iPhone piuttosto che una cosa, cose molto, molto semplici, molto piccole, però sta andando molto bene perché adesso hanno organizzato anche un evento 2 settimane fa, una specie, come lo vi dicevo prima, di hackathon, diciamo, però quindi di incontro fisico in cui hanno invitato dei designer e durante una giornata ciascuno aveva a disposizione una stampante 3D per fare il proprio prototipo, la propria idea, quindi sì, una cosa molto, molto interessante. Vi faccio vedere il video di presentazione, così capite bene come funziona, di che cosa si tratta. Aspetta però che devo chiudere questo. Aspetta. Che se no sentite mille audio diversi. Non mi pare il caso. Ok. This all is a design platform that connects design companies and private clients with a global community of creative talent. So how does it work? If you're a company or an individual looking for new ideas, new inspiration and new creative talent, be it industrial, craft or interior, you can use Dissolve to obtain better results by setting up a creative contest. There are 2 ways of setting up a contest, autonomously at Dissolve.com or in assisted mode with the help of our staff. Autonomously, you can launch single contests. Access to a major quantity of information and ideas. Most importantly,
Using Dissolve will give you market feedback on your future product, giving valuable insight before production, thus increasing your chances of success. Dissolve, a new way of speaking the product. Quindi è un sistema in realtà molto, molto semplice, molto simile anche a quello che poi vedrete che è Zuppa, però applicato ad una cosa diversa. E questo per quanto riguarda il crowdsourcing. Poi, la seconda cosa di cui vi volevo parlare, ma in maniera molto... tirando fuori solamente alcuni elementi che ci servono poi per capire il resto, volevo parlarvi dei social media, più che altro di come le aziende li stanno utilizzando. Perché? Allora, siamo partiti parlando del crowdsourcing. Il crowdsourcing può essere sviluppato attraverso delle community online, come le Zuppa, come Dissolve, come Innocentive, come Kickstarter è un po' diverso, però insomma da delle piattaforme che gestiscono questo genere di cose, e molto spesso c'è una stretta interconnessione con i social media. Perché? Perché quando le aziende fanno delle attività di questo tipo, utilizzano poi come cassa di risonanza il proprio pubblico di riferimento, quindi il pubblico adesso dei loro fan. Allora, una cosa importante da capire è che non tutte le aziende che sono sui vari social network sanno effettivamente perché ci sono, nel senso che a volte solo per il fatto che tutti ci sono, allora devono esserci anche loro, però in realtà lo strumento non è che viene utilizzato sempre al massimo delle sue potenzialità, anzi. In realtà questa cosa vale anche lato utente, nel senso che ormai chi non è iscritto a Facebook a momenti è una mosca bianca, quindi ecco, perfetto. No, però tipo, no, a parte che io lavoro in un ambiente che è in cui queste cose le usiamo per lavorare, quindi per forza ci siamo tutti quanti, però è veramente difficile comunque, cioè, soprattutto anche tra i più giovani, quasi tutti hanno il proprio profilo e lasciano all'interno di questo profilo tantissime informazioni, che sono delle informazioni preziosissime per le aziende. Le aziende appunto utilizzano i social network perché? Perché un po' perché ci sono tutti gli altri, un po' perché rappresentano l'accesso ad un pubblico molto targettizzato. Cioè, quando ad esempio si vuole fare una, vi faccio un esempio, un'azienda vuole fare una campagna per avere più fan, ok, ed è un'azienda di abbigliamento, e utilizza i Facebook Ads, che sono quei messaggi che si vedono sulla spalla destra, ok, di Facebook, sono dei messaggi a pagamento, esattamente come Google AdWords, funzionano più o meno allo stesso modo, ma hanno una potenzialità di targettizzazione di quei messaggi che è pazzesca, perché tu puoi scegliere, vabbè, l'area geografica, l'età, gli interessi, ma proprio c'hai delle liste di interessi che sono una cosa pazzesca. Noi ad esempio li utilizziamo molto per promuovere i contest a livello locale. Quando noi dobbiamo fare dei contest solo per una determinata regione, solo per il Friuli Venezia Giulia, solo per la Liguria, per riuscire a trovare i videomaker solo in quella zona e raggiungere solo quelli, utilizziamo moltissimo questo genere di annunci che ti permettono di targettizzare moltissimo. E queste sono e questo diciamo per un utente normale, ok? Se sei un'azienda e hai un account di un certo tipo, puoi fare delle cose ancora più targettizzate, quindi questa è una miniera d'oro per le aziende, perché fa sì che loro riescano a comunicare esattamente al tipo, al target che loro vogliono raggiungere, no? In più su Facebook
non dico non ci sono tutti, ma ci sono quasi tutti, e soprattutto ci sono quelli che utilizzano magari molto i social per parlare anche per dire la loro, ok, su varie cose, per parlare anche dei prodotti, per dire se si sono trovati bene o se si sono trovati male in un certo albergo, in un certo ristorante e così via, quindi per lasciare delle tracce della propria esperienza. Vi do qualche dato, giusto per farvi capire quanto sono importanti per, a livello aziendale, e quanto possono essere importanti nel caso in cui abbiate un'idea da sviluppare, un'idea vostra, un'idea di azienda, di startup, di progetto, eccetera. Questi sono strumenti molto potenti, se si sanno utilizzare bene, perché ti permettono di raggiungere in maniera capillare chi stai cercando. Oppure, diciamo, può anche essere che per alcune tipologie di lavoro non servano, non è che sono la panacea di tutti i mali, assolutamente. Però, se utilizzati bene, aiutano la fidelizzazione, questo sicuramente aiutano la fidelizzazione dell'utente. Noi lo vediamo anche come Zuppa in prima persona. Cioè noi come Zuppa azienda utilizziamo molto la comunicazione sui social per parlare con i nostri utenti, per non so, aggiornarli, ma anche solo per aggiornarli di quello che succede in ufficio, piuttosto che se c'è una disfunzione sul sito, piuttosto, insomma, qualsiasi cosa. E vediamo che dall'altro lato c'è una risposta altissima. Cioè gli utenti arrivano addirittura ad usare la nostra pagina Facebook come customer service sostanzialmente, cioè noi ormai non dobbiamo più rispondere agli utenti solamente via mail, ma dobbiamo sempre controllare mail, forum, Facebook, Twitter e quant'altro. Giusto per darvi qualche numero, sostanzialmente quasi il 40% sul totale della popolazione italiana lo usa, il 70% di quelli che hanno accesso ad internet ce l'ha, e questi sono i numeri a livello globale, a livello di utenti, di Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus e Pinterest, che sono, diciamo, i principali social network che vengono maggiormente utilizzati e richiesti anche dalle aziende, no? Ad esempio, pur trovandosi, allora, mentre Facebook è generico, ok? Cioè, chiunque ci arriva lo usa per delle questioni maggiormente appunto personali, e così anche Google Plus. In realtà Google Plus non è poi così utilizzato. LinkedIn, ad esempio, è utilizzato moltissimo a livello di business, anche a livello di recruitment. Io tutte le richieste le aziende che mi hanno cercato per fare dei colloqui, per contattarmi e offrirmi delle opportunità di lavoro, sono arrivate tramite LinkedIn. Quindi è uno strumento che sta diventando molto molto importante, cioè secondo me è da tenere molto sott'occhio, molto in considerazione. Ed è molto utilizzato anche per trovare nuovi lead, nuovi contatti, per fare business. Perché con, mi pare siano $50 al mese, tu puoi farti un account business, ok? E avere la possibilità di contattare non solo le persone che sono all'interno della tua rete, ma anche le persone che sono all'esterno della tua rete, ma che magari a te interessano. Gli puoi mandare dei messaggi, chiaramente limitatamente a delle cose, insomma, cioè chiaro che non puoi fare spam, perché altrimenti ti bloccano. Però, come ad esempio nel mio caso, io sono sempre alla ricerca di nuovi clienti, di nuovi contatti interessanti, eccetera. In questo modo riesco a contattare delle persone con cui non ho assolutamente nessun link, nessun contatto. Ed è molto utile. Quindi tenetelo buono, perché secondo me può portare dei buoni frutti. Queste sono le visite mensili dei vari siti. Cioè, sono dei numeri allucinanti, le visite mensili di Facebook sono una cosa pazzesca, vuol dire che veramente un utente
cioè spende su Facebook 405 minuti al mese, cioè è veramente, veramente tantissimo tempo, perso anche in parte, però è tantissimo tempo, cioè è tantissimo tempo. E lato business, voi provate a pensare che quanta gente per così tanto tempo sta sul sito, cioè, se non dovete esserci, cioè, è chiaro che le aziende ci vogliono essere, perché dicono, cioè, devo esserci anch'io e raggiungerle, se non tutte, il maggior numero possibile. Questo è, se lo faccio vedere bene, così prendete un po' di paura, ed è una cosa con cui io lavoro tutti i giorni, è il Conversation Prism, cioè è l'insieme, una specie di elenco, diciamo, di tutti quanti i social, sì, di tutti, non solo dei social network, ma di tutti quanti, tutte le piattaforme che ci sono online, con le loro diverse accezioni, cioè dai blog, ai microblog, tutte le i servizi di question and answer, ad esempio, tutti i servizi che ti offrono solo commenti, tutto quello che ha a che fare con queste cose qui, quindi qui c'è l'utente centrale, è diciamo un condensato del web 2.0, solo che questo condensato comincia ad essere abbastanza impegnativo, cioè ci sono veramente tantissime cose che hanno a che fare col brand, con le community, col servizio, con lo sviluppo, col marketing, sales, cioè hanno, è stata identificata questo tipo di suddivisione. E poi c'è chiaramente la suddivisione per proprio tipologia, chi si occupa di musica, di eventi, di contenuti e quant'altro. Al centro c'è sempre l'utente, che è ovviamente il principe di qualsiasi di queste piattaforme, che sono degli strumenti che mettono al centro, proprio anche a livello di esperienza di utilizzo, l'utilizzo chiaramente del singolo utente. Se avete voglia di andarvene a vedere qualcuna, ve le consiglio. È interessante perché a volte magari, non lo so, avete un'idea in mente, vi piacerebbe l'idea di fare qualcosa sul customer service, quindi, non lo so, un servizio che magari aiuti le aziende a gestire in maniera più agevole le domande e risposte ai propri clienti, una cosa del genere. Ci sono degli strumenti già sviluppati magari che potrebbero essere inseriti all'interno della vostra idea, del vostro modello di business, cioè questi mallopponi di siti, diciamo, sono utili perché sono delle risorse, perché vi permettono di vedere intanto che cosa c'è già e con che cosa bisogna, con quali altri competitor si sarà nel mercato. E poi ti permettono anche di vedere quali servizi potrebbero fare al caso vostro. Vi faccio un esempio proprio del cavolo, ma per farvi capire, noi all'interno del nostro sito, per alcune tipologie di contest, i commenti, lo spazio commenti del sito viene gestito attraverso questa piattaforma Disquis, che è una piattaforma, cioè un softwareino in sostanza che gestisce solo commenti. Molto verticale, però è una cosa, una sorta di software, diciamo, che tu puoi aggiungere, hanno delle API, quindi è anche facile, insomma, aggiungerlo al tuo sito, e ti permette, senza che tu debba sviluppare tutto un servizio di commenti, eccetera, ti permette già di avercelo e di mettertelo dentro. Quindi, e come questo ce ne sono tanti. Quindi, perché ci piacciono? A parte a lui che non ha Facebook, quindi probabilmente non gli piacciono, però di solito alle persone piacciono perché gli permettono di dire tutto quello che hanno in mente. Viviamo in una società a cui piace molto parlare, anche per non dire niente,
però esserci, parlare, dire la propria, commentare, dare la propria opinione su qualcosa è innegabile, piace quasi a tutti. Ora ci sono le mosche bianche, però piace a tantissimi. E questo è un bene, nel senso che ci permette anche di studiare a fondo quella che è poi tutta l'analisi delle conversazioni, che immagino di cui avrà parlato anche Di Fry, eccetera, eccetera. Quindi ti permette di avere i feedback e di capire poi come indirizzare il tuo lavoro. Poi ci permettono di esprimerci con dei mezzi diversi, di leggere, vedere chi è vicino, chi è lontano, e ci danno moltissime informazioni. Che poi dipende da che tipo di informazioni, nel senso che non tutte le informazioni che voi trovate sul web o sui social in generale, sui social o sul web in generale, sono informazioni rilevanti, cioè assolutamente. Infatti il problema più grosso per un utente è questo overload di informazioni, perché ti destabilizza e ti confonde e ti fa perdere anche un sacco di tempo. Perché piacciono alle aziende? Perché sono piene di consumatori reali, di consumatori potenziali, contengono moltissimi dati sugli utenti, come vi dicevo, permettono uno scambio biunivoco di comunicazione, aprono al confronto, e questo in parte piace alle aziende, in parte no, perché le aziende non sono tutte pronte ad aprirsi e a comunicare. Fatto sta che moltissime aziende, ad esempio, aprono i canali social e poi disabilitano la possibilità di commentare. E quindi, cioè, fatti un sito, nel senso, cioè, a quel punto, se tu togli l'interazione, che cosa resta? Però purtroppo funziona, cioè, ci sono anche questi casi. E poi consentono di coinvolgere, di tenere agganciati, di fidelizzare chi sta dall'altra parte, perché l'obiettivo è quello, di tenere, di far brillare il tuo brand, la tua azienda, più di quanto brillano i competitor, di fare in modo che uno vada a vedere la fan page, perché ci troverà sicuramente qualcosa che magari gli piace di più rispetto a quella del tuo concorrente. E qui si entra nel magico mondo dei contenuti generati da questi utenti, perché tutti questi commenti, tutte queste tracce che gli utenti lasciano sul web, sono appunto quei cosiddetti user generated contents, quindi contenuti generati dagli utenti. In realtà c'è a volte, secondo me, molta confusione tra user generated contents e crowdsourcing. Perché? Perché se voi ci pensate, anche nel crowdsourcing gli utenti generano contenuti, sono utenti e generano contenuti, quindi in realtà le due cose sono molto vicine. Però solitamente sono due cose diverse. Perché? Perché gli user generated content sono generalmente tutti i contenuti che vengono lasciati sul web da un utente X, quindi da un utente che non per forza è un professionista, un creativo, un ingegnere, un programmatore, non per forza genera un contenuto di valore. Mentre i contenuti creati attraverso delle piattaforme in crowdsourcing molto specifiche, che magari raccolgono solo programmatori, solo creativi, solo designer, sono dei contenuti diversi. È vero che sono sempre generati da utenti, però è quasi uno user generated di qualità, diciamo, o comunque molto verticale. Adesso bevo, perché sennò muoio. Quindi, con cosa producono contenuti gli utenti? Ormai con tutto, perché con i social, con le applicazioni web, con le applicazioni da cellulare, da mobile, con tutto ciò che ti permette di creare qualcosa. Che sia un commento, che sia un post, che sia un video, che sia una foto, tutti questi sono user generated contents, tutti quanti. Di solito appunto questo tipo di generazione di contenuti è spontanea, è molto difficile da stimolare e da controllare. Tant'è che a volte le aziende fanno delle attività di user generated contents, non lo so, tipo
cose anche molto semplici. Mi ricordo c'era un'azienda che produceva salotti che aveva detto a tutti i suoi fan: mandateci una foto di quello che fate sul divano, una cosa del genere, di voi sul, cioè una cosa veramente banale, nel senso non ci vuole una grande creatività. Vedi il gatto sul divano e fotografi il gatto sul divano. Però comunque chiedi all'utente di fare uno sforzo e l'utente è pigro. L'utente non ha voglia di sbattersi, in sostanza. Dice, ma perché devo fare la foto al gatto? Cioè, nel senso, è vero, le aziende a volte non si rendono conto, ma bisogna sempre dare un incentivo e bisogna sempre stimolare gli utenti per fargli fare qualcosa, perché in realtà, mentre la foto sì, è vero, è molto facile farla col telefonino, caricarla, in 2 secondi la puoi caricare, però comunque tu richiedi uno sforzo, cioè lo sforzo minimo va dal mi piace, dal mettere il mi piace, che allora lì, cioè, è una cosa facilissima, allo scrivere il commento, al fare la foto, addirittura c'è chi dice, c'è chi chiede, posta un video della tua vacanza, cioè lì posta un video è complesso, cioè io non mi metterei mai da utente a postare il video della mia vacanza, perché è uno sforzo troppo, troppo oneroso, l'utente lo vive come uno sforzo oneroso. Quindi bisogna stare attenti a stimolarli, a controllare, insomma è una cosa che da community manager, cioè non una cosa da persone che si improvvisano, e a volte alcune aziende a volte si improvvisano anche. Appunto, come può un'azienda entrare in questo flusso e veicolarlo? Allora, può prenderne parte a livello di conversazione, monitorandolo, entrandoci, parlando, eccetera. E poi servono chiaramente delle attività di community management che vengono poi fatte a vari livelli. Di solito si suddividono i media online in 3 categorie. Non so se l'ha detto anche Di Fraia, non lo so. Comunque ci sono gli own media, cioè quelli che l'azienda possiede, sono i suoi canali. I paid media, quelli per cui paga, quindi le banner, ads, cose di questo genere, e gli earned media, che sono invece tipo dei presidi che non crea lui, ma in cui il brand c'è, non lo so, la fanpage non ufficiale, piuttosto che tutte le menzioni che un brand ottiene sui vari social, cose di questo genere. Invece i media posseduti sono quelli, tipo la fanpage, il sito, quelli che lui controlla. Di solito appunto il community manager deve gestire in maniera organica tutti quanti questi presidi. Questa è una vignetta che mi piaceva molto perché dà l'evoluzione del marketing, da dove per far capire un po' il percepito dell'utente. Cioè all'inizio l'uomo che va a vendere, poi la televisione, poi il personaggio, poi quello che fa lui direttamente il prodotto, e alla fine, come adesso, la signora che dice: oh, guarda che ho trovato il prodotto più figo, ce l'ho io, ho usato. Questo perché? Perché mentre prima chi dava il giudizio sul prodotto era una persona che comunque o faceva parte dell'azienda o parlava a nome dell'azienda, adesso non è più così. Adesso sono io, sei tu, cioè è chiunque. E paradossalmente questo chiunque, per gli altri chiunque, vale di più, è più ascoltato. Ragione per cui appena vai in una nuova città, vai in un ristorante, e cerchi su TripAdvisor se ha una buona recensione, o cerchi su l'albergo su Booking e in base a quante stelle ha magari decidi se vale la pena prenotarlo o meno. Vabbè, quindi social media sono diventati la parte integrante della strategia delle aziende, che sia che se ne basta che se ne parli. Vabbè, questo poi magari ve lo guardate perché è più un dettaglio sulla strategia della
della comunicazione online dalla... siamo passati da una tra digital era, quindi da una da un'era digitale ma tradizionale, in cui il messaggio era, cioè c'era una strategia fino ad arrivare insomma alle persone, e invece all'era della connessione, in cui sostanzialmente non c'è più un flusso univoco, ma a quel punto c'è una commistione e devi stare attento insomma da tutte le parti, in sostanza. E qui arriviamo al terzo elemento, che sono i social video. Allora, ultimamente, tra i contenuti che vengono maggiormente condivisi sul web, ci sono i video. Voi direte, beh, bella scoperta, YouTube c'è da un po', però non è solamente YouTube. Adesso c'è sostanzialmente una corsa o rincorsa ad introdurre il video in tutte le strategie di comunicazione online. Per prime le piattaforme, cioè cercano proprio di dotarsi della possibilità di far caricare agevolmente dei video, perché si sono resi conto, diciamo, che il video ha un impatto molto forte a livello proprio del consumatore, può essere utilizzato in mille modi. A parte che il video ha una componente di emozione ovviamente maggiore rispetto a una foto, rispetto a un testo, e in più è molto diretto. Sì, esatto, esattamente. Quindi c'è questa, diciamo, questo trend identificato dei social video, che sono questi video nati per essere condivisi. Non per forza sono dei video realizzati da agenzie o sono dei video realizzati proprio dall'azienda direttamente, ma anche un video semplicemente fatto da me col telefonino può diventare un social video, cioè sono dei video che appunto vengono poi ripetuti e condivisi, che è diverso dall'idea del virale, perché allora... Adesso, tra l'altro, siamo anche in streaming, speriamo che nessuno mi senta, il virale non esiste. Cioè, il virale da solo, quel video che da solo arriva a miliardi di views, da solo sarebbe arrivato a qualche, non so, 100.000, 200.000, 300.000, anche, forse anche di più, però un video da solo non è che diventa virale e va su tutto il mondo. Un video è virale perché viene posizionato. Ci sono fior fior di agenzie che fanno solo viral marketing, quindi fanno il video giusto, fanno il video che non sembra un video di agenzia, fanno un video che ha determinate caratteristiche e poi viene definita una strategia di posizionamento per fare in modo che questo video poi veda moltiplicarsi le sue views sostanzialmente. Però non è che io faccio il video al mio gatto e ho un gatto talmente bello che raggiungo il milione di views perché diventa virale da solo. Sono dei casi veramente rarissimi. Il concetto dei social video è diverso, perché è un video che io condivido anche solo per il gusto di condividerlo, e non per forza è un video che fa ridere o un video appunto che, come si suol dire, virale, assolutamente. Può anche essere semplicemente, che ne so, un video di me che vado a fare shopping, oppure di... Sì, una lancetta, una mosca che si muove sul tavolo, cioè non ha delle caratteristiche determinanti, insomma. Possono essere creati anche dalle aziende e in molti casi vengono creati attraverso delle piattaforme di crowdsourcing come Zuppa. Quindi per questo vi ho accompagnato dal crowdsourcing al social media fino ad arrivare qui, perché in realtà le cose sono tutte legate. I video sono oggi il contenuto maggiormente in evoluzione, anche perché ci sono degli strumenti che ti permettono di fare video in pochissimo tempo. Immagino che... Adesso, aspetta,
Ah vabbè, prima vi do qualche dato sulla penetrazione, poi vi parlo delle due applicazioni più utilizzate al momento, che, tra cui c'è una lotta intestina in corso. Questi dati sono molto interessanti perché riguardano l'accesso ad internet da device mobili, quindi da tablet e smartphone sostanzialmente, ed è fondamentale proprio perché l'utilizzo di internet è sempre di più attraverso il mobile che non attraverso il PC, cioè è una tendenza, diciamo, che si sta affermando con molta molta forza. Anche perché, diciamo, che con ormai il cellulare, cioè gli smartphone in generale, ti permettono veramente di fare qualsiasi cosa. Il 38% appunto degli accessi a internet arriva da device mobili, è un bel numero, è decisamente un bel numero. Vabbè, qui ci sono dei dati a livello di diffusione tra i giovani, quindi in particolare tra il 68% degli studenti universitari accede da device mobile, il 57% dei laureati, 75% imprenditori liberi professionisti, 59% dirigenti quadri docenti universitari, ora non so quanti docenti universitari, però per il resto sì, cioè nel senso sono numeri molto, molto interessanti. Che cosa fanno quelli che accedono a internet dal cellulare? Prevalentemente navigano su internet, mail, accedono ai social network. Scaricano, utilizzano applicazioni, che è comunque tanto, perché è 37%, e mediamente, sempre a livello di mobile, ma non solo, mediamente al giorno un utente guarda video online per 10 minuti. Ora, 10 minuti sono tanti. Audi web. Sì. Non l'ho riportato. Sì. Sì. 10 minuti sono un bel po' di tempo. Al mese 40 minuti sono tanto tempo. Cioè, nel senso, qui non si parla di chi si scarica la serie TV e quindi per forza passa un sacco di tempo a guardare il film piuttosto che le serie. Qui sono video del gatto, video, quei cosiddetti video social di cui parlavamo prima. Nel mese di marzo in Italia sono stati fruiti 68 milioni di video. Cioè, sono tantissimi. Sono veramente tantissimi. E quindi da qui questi dati ci dicono che ai video bisogna dare molta, molta attenzione. È ancora più evidente dal fatto che appunto c'è questa corsa alle applicazioni video che si sta svolgendo proprio in questi giorni, nel senso che all'inizio dell'anno è stata lanciata questa applicazione che si chiama Vine, che è questa, che ti permette di fare dei video di 6 secondi, quindi proprio, cioè, brevissimi. Vine è stata acquistata da Twitter e praticamente ti permette di fare questi video che poi vanno in loop, quindi tu fai, io faccio il video in cui bevo e metto giù, e ribevo e metto giù, e avanti così, e in pochissimo tempo ha raggiunto in 4 mesi 13 milioni di utenti registrati. Ogni giorno vengono scambiati 12 milioni di video. Cioè, a quel punto Instagram ha detto, io chi sono? E quindi, tac, che Instagram ha fatto i video di 15 secondi. Ha fatto dei video, quindi ti permette di fare video adesso di 15 secondi, di metterci tutti i filtri come per le foto, quindi ti viene un bellissimo video color seppia di te che guardi il mare, innamorato, capito, tutte queste cose qua. E poi ovviamente lo puoi condividere dappertutto. Ovviamente Instagram è acquistata da Facebook, quindi adesso ci sono Twitter con Vine e Facebook con Instagram Video, che si stanno un po' facendo la guerra. Questi sono i plus di Instagram rispetto a Vine. Il fatto che Instagram offre dei video di 15 secondi, gli altri sono solo 6. 6 effettivamente sono molto pochi. Però Instagram ti permette
di cancellare delle parti, ti permette di scegliere la tua thumb, la tua immagine da mettere, insomma ti permette una serie di cose che Vine non ti permette di fare, però Vine ti lascia fare il loop, insomma ognuno ha le sue caratteristiche. Perché mi dilungo su questa cosa? Perché chi hanno accesso a questo tipo di strumenti, al momento ci sono 130 milioni su Instagram e 13 milioni su Vine. Questi numeri in realtà voi dovete pensarli moltiplicati per il popolo di Facebook e per il popolo di Twitter. Quindi c'è un sacco di gente che ha la possibilità di fare dei video semplicemente con uno smartphone. Allora, qui vedete Vine il 15 di giugno, la differenza che c'era tra Vine e Instagram e poi come si è calato dopo il lancio chiaramente dei video su Instagram. E qui arriviamo ad una cosa ancora più, ad un'applicazione pratica di queste cose, perché voi mi potete dire sì, ok, va bene, io sono utente, mi faccio i video, me li condivido con i miei amici, li metto su Facebook, però alla fine sempre io me li faccio, io me li guardo. E invece no, perché le aziende hanno già annusato che qui c'è business, ovviamente, c'è la possibilità di rendere gli utenti ancora più partecipi di questo mondo aziendale, questo mondo del brand. Tant'è che ci sono delle aziende che sfruttano questo tipo di contenuti, proprio creati, soprattutto questi sono creati attraverso Instagram, e che organizzano appunto dei concorsi online per i propri consumatori. Quindi fai la foto a te che bevi l'acqua Sveva, poi mi menzioni metti l'hashtag Acqua Sveva e partecipi, non so, più quello che riceve più mi piace vince una fornitura di acqua per un anno, cose di questo genere. Di solito vincono premi in prodotti, per il semplice fatto che, ovviamente gli costa meno e anche perché proprio per come funzionano i concorsi in Italia, chiaramente sarebbe troppo oneroso per delle cose del genere fare dei concorsi a premi con dei premi in denaro. C'è questa azienda francese che si chiama Statigram che fa proprio questo, cioè, adesso appena si carica, praticamente cosa fa? Organizza, dà alle aziende dei tool, degli strumenti per creare da sole dei contest su Instagram e avere la propria pagina personalizzata all'interno del loro sito. Quindi loro all'interno di questo sito che si chiama Statigram, se io sono l'Acqua Sveva, ho fatto il mio contest, all'interno di Statigram, ecco, vedete, qui ci sono tutti quanti i contest aperti. Allora, Statigram nasce come sito di statistiche per Instagram, quindi ti dà anche tutta una serie di informazioni proprio statistiche sui contenuti e sul tuo profilo. In più offre anche questo servizio di contest, quindi lui ti dice io ti faccio aprire il contest, tu hai tutte quante le tue statistiche relative al contest e hai una pagina, questo appena si carica, questi sono tutti i contest aperti, hai una pagina all'interno del mio sito in cui vedi solamente i contenuti del tuo contest praticamente, semplicemente li filtrano e prendono tutti quelli che hanno un determinato hashtag. È un modello molto interessante anche questo. Cioè anche qui, cioè con tutte queste applicazioni si apre veramente un mondo, perché con tutte queste cose che già ci sono, se ne possono inventare delle, cioè tipo Statigram. Cioè alla fine se non fosse esistito Instagram non sarebbe mai esistita, eppure è una società che fattura e che ha i suoi clienti e che offre questo tipo di servizio. Cioè a volte l'evoluzione di queste applicazioni fa sì che si aprano dei nuovi segmenti di mercato. Mi sto annoiando tantissimo? Sì, eh? Va bene, basta. Vi racconto Zuppa, poi vi
pensavo di farvi, vi parlo di un progetto e vediamo se fare qualcosa insieme. Allora, anche noi stiamo andando verso... Facciamo una pausa? Come? Vai, facciamo una pausa. Ok. Vabbè, vi racconto brevemente che cos'è Zupa, poi magari vi racconto un'iniziativa che stiamo per fare e come, diciamo, si costruisce un contest. Vabbè, Zupa è una community di creativi. È una community internazionale che allora nasce in Italia e alla fine del 2008 l'azienda praticamente apre una sede che poi diventa la sede centrale negli Stati Uniti, perché appunto l'incubatore ha aperto una sede negli Stati Uniti a Seattle e ha portato lì alcune delle start-up che potevano avere maggiore appeal, maggior fortuna anche sul mercato americano, e quindi ha portato lì anche Zupa. Quindi Zupa al momento ha una società in Italia, una società negli Stati Uniti. Abbiamo sviluppato appunto questo modello innovativo per quando l'abbiamo lanciato. Adesso, diciamo, ce n'è più di uno appunto che sfrutta questo tipo di modello, e offriamo sostanzialmente dei contest creativi per realizzare contenuti di vario tipo, prevalentemente contenuti pubblicitari che possono essere realizzati tramite video, grafiche, fotografie, spot radiofonici, banner, a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente. I contenuti appunto sono unici, originali, creativi. Abbiamo una community di più di 200.000 utenti, vediamo dove sono, eccoli qua, più di 200.000 utenti, abbiamo lanciato più di 270 contest ad oggi e abbiamo un numero di partner che sono forum di creativi, blog di creativi, altre realtà, altre community online, sempre relative al mondo del design, del videomaking, della creatività e università, che ammontano a circa 150 soggetti, che sono per noi importantissimi, nel senso che Zupa quando nasce, come abbiamo creato un po' la nostra base utenti. Allora, l'abbiamo creata partendo veramente dal basso, nel senso che siamo partiti con ognuno ha chiamato i propri amici. Inizialmente, prima di lanciare il sito, abbiamo fatto una pagina di teaser in cui gli utenti che arrivavano dovevano lasciarci la loro mail, in quel modo abbiamo raggiunto, diciamo, i primi utenti e poi tramite il passaparola. Non abbiamo investito praticamente nulla in termini di soldi, perché all'inizio non ne avevamo, neanche adesso da investire così, se li abbiamo li investiamo in qualcos'altro. Perché? Perché crediamo che... abbiamo sempre creduto che, non lo so, investire Facebook Ads, piuttosto che, ma Facebook all'inizio non c'era ancora, però Google AdWords o i messaggi a pagamento potesse sì farci accelerare nel breve periodo, però non garantirci poi una community di qualità che ci seguisse nel tempo. E quindi abbiamo cercato di sviluppare una community sulla base delle relazioni, quindi instaurando questi rapporti con questi partner creativi e andando a volte anche proprio a contattare gli utenti, non dico uno a uno, ma quasi. Quindi cercando di coinvolgere molto, noi agiamo sempre su due livelli, utenti già acquisiti e utenti potenziali. I nostri utenti già acquisiti cerchiamo di coccolarli all'ennesima potenza, nel senso che noi ogni volta che ci sono occasioni di visibilità, per esempio veniamo invitati a parlare a delle conferenze, veniamo invitati a degli eventi,
chiediamo sempre anche ad alcuni dei nostri utenti se vogliono partecipare con noi. Cerchiamo sempre di dargli il massimo supporto nel caso in cui i clienti vogliano entrare in contatto diretto con i nostri autori, in modo tale che la relazione vada anche al di là di quello che è il contest sostanzialmente. Insomma, cerchiamo di sviluppare per loro sempre delle occasioni di valore che vadano al di là del contest. Ad esempio, alcuni nostri partner sono degli editori di libri in ambito proprio della creatività, advertising, eccetera, e ogni volta, ma due o tre volte l'anno, ci mandano dei codici sconto solo per gli iscritti a Zuppa, così come per dei workshop su Photoshop piuttosto che su i video virali, sulla realizzazione di video virali. Cioè cerchiamo sempre di, insomma, attraverso le nostre partnership, di dare qualche cosa in più ai nostri utenti. Lato invece nuovi utenti, chiaramente, come li raggiungiamo? Li raggiungiamo adesso parlando di noi e dei nostri contest, ma parlando sempre in maniera appunto non a pagamento, ma magari andando a contattare dei blogger che parlano di contest, di concorsi o cose di opportunità di questo tipo, e andando a presentare quello che siamo e quello che facciamo. Ci si mette di più, però alla fine rende molto di più questo tipo di relazione, perché ci sono utenti su Zuppa che sono su Zuppa dal 2007 e che continuano a partecipare, quindi cioè abbiamo una base utenti molto fidelizzata. Vabbè, come funziona? Molto semplice: il cliente ci dà un brief, noi prepariamo un brief sulla base appunto delle indicazioni che ci vengono date, trovando a volte proprio l'idea su cui gli utenti devono lavorare. Cioè a volte il cliente dice: io ho questo prodotto, io ho questo tema, però pensiamo ad un modo per svilupparlo, e lo troviamo insieme. Gli utenti hanno poi di solito tra le 6 e le 8 settimane di tempo per partecipare ai contest. Noi facciamo tutto il lavoro di controllo, monitoraggio dei contenuti, controllo del copy, delle musiche e quant'altro, e alla fine ci occupiamo anche del pagamento degli utenti al termine del contest. Vabbè, lato azienda è molto facile capire quali sono i vantaggi: il fatto che Zuppa è veloce, che offre tanti contenuti ad un costo che tutto sommato per un'azienda è altamente ragionevole, nel senso che un contest su Zuppa, poi dipende dal tipo di contest, però può andare dai 20 ai 50.000 euro di budget, compreso tutto, comprese le licenze dei contenuti, compreso il montepremi, comprese le tasse da pagare di ciascun premio, insomma compreso tutto. Quindi con quella cifra un cliente si porta a casa mediamente 5-6 contenuti in licenza esclusiva, quindi contenuti con cui può, cioè che paga attraverso il premio sostanzialmente, e che poi può utilizzare a 360 gradi, e tutti gli altri contenuti in licenza non esclusiva. Ciò significa che comunque il cliente li può postare sul proprio canale YouTube, sulla propria pagina Facebook, sul proprio sito, per mostrare l'iniziativa che ha fatto. Non possono essere utilizzati su media a pagamento, però possono essere utilizzati per scopi editoriali, chiaramente, per riportando il nome e il cognome dell'autore, però per far vedere questo tipo, per promuovere questo tipo di iniziativa. Quindi diciamo che No, è tanta roba che si portano a casa. Volevo farti una domanda. Sì. Più o meno la commissione di Zuppa su un contest, quant'è? Allora, cioè, se io volessi proporre a loro di aprire un contest, fare un brief su Zuppa, quanto costa? Allora, io faccio sempre la solita domanda, perché comunque professore, la progettazione, sì, vabbè, però parliamo in termini pratici. Allora, dipende, perché dipende anche dall'interlocutore che abbiamo di fronte. Mi spiego. Se devo fare un progetto per una grossa azienda, sviluppare un mini sito ad hoc, fargli il contest con un montepremi di, non lo so, 20.000 euro,
il contest può costare anche 50-60 mila euro totali. Cioè, perché c'è dentro lo sviluppo di un mini sito ad hoc, lo sviluppo del contest, e cioè il contest non è solo su Zuppa, ma magari anche in white label, quindi ci sono tutta una serie di servizi di promozione che noi facciamo, quindi attività di ufficio stampa, attività di promozione sui social network, eccetera, quindi fai conto, di quello ci sarà 40.000 euro più 20.000 euro di montepremi. Ad esempio, però se il mio interlocutore è, non lo so, un'azienda media, di medie dimensioni, che sta cercando il nuovo logo per una linea di prodotti, il contest può costare anche 15.000 euro, perché sarà tarato e tutti i miei servizi sono tarati sul suo progetto ad hoc. Quindi diciamo che si può... Cioè 15.000 euro... Compreso il montepremi. Compreso il montepremi. Poniamo il caso montepremi di 5 e 10 di FI. Sì. Non è poco, lo no, so, no, però è un... cioè, noi dobbiamo... dobbiamo fare una serie di attività per il contest. Cioè, il contest non è che lo metti online e si fa da solo. No, vabbè, voglio chiarire una cosa, comunque... Silvia prima mi diceva che lasciamo il caso di Zuppa, che comunque lavorano solo ed esclusivamente con grandi aziende, però cioè, giusto per darvi l'idea di quanto proporzionalmente si può spendere per fare, quindi sostanzialmente se per fare un contest, per lanciare ad esempio un contest su un logo costa complessivamente 3, due andranno, come dire, a chi vi offre il crowdsourcing, più o meno. Più o meno. A volte dipende, perché bene o male la parte di servizi di Zuppa è abbastanza fissa, cioè quello è quello che mi costa fare un contest. Poi e il montepremi io lo propongo al cliente. Io di solito noi proponiamo un montepremi che va dai 10 ai 15 mila euro. Perché? Primo, perché vogliamo avere abbastanza soldi per premiare gli utenti, cioè, perché altrimenti non se ne viene fuori. Secondo, perché non voglio che il montepremi sia l'unica discriminante che porta un utente a lavorare per quel progetto. Perché io, se ho sul sito un contest con un montepremi di 1.000 euro e un altro con un contest con un montepremi di 20.000, chiaro che uno magari partecipa a quello da 20.000 perché dice ho la possibilità di vincere più soldi. Quindi devo fare un'altra domanda. Poniamo il caso che diciamo il cliente voglia abbandonare il contest successivamente a, diciamo, nel senso, se io ho realizzato un contest, ho avuto tot proposte, posso decidere egoisticamente di dire no, non mi interessa più. Non si può. Non si può. Non si può, assolutamente. Il contest... Immagino ci saranno delle penali, tra l'altro. Sì, ma cioè, da contratto, il cliente quando fa un contest firma un contratto con Zuppa. Da contratto non è possibile una cosa del genere. E il montepremi, cioè i compensi, vanno sempre assegnati. Ecco. Sempre. Che poi il cliente decida di non utilizzare il contenuto perché magari nel corso del tempo ha deciso di cambiare strategia, perché non gli è piaciuto niente, però comunque un vincitore lo deve trovare. Che poi lui non lo utilizzi, è libero di non utilizzarlo, ma il premio non può riportarselo a casa, perché cioè, ne va della serietà in primis di noi che gestiamo la cosa, assolutamente no. In realtà è abbastanza raro che succeda, nel senso che molti clienti si spaventano perché a 3 giorni, 4 giorni dal termine della gara magari non sono ancora arrivati dei bei contenuti, magari oppure ne sono arrivati pochi, loro se ne aspettavano di più. Considerate che mediamente arrivano intorno agli 80 video, tra i 50-80 video, tra le 500 e le 800 proposte grafiche. Se facciamo contest di logo superiamo sempre le 1.000 proposte
e insomma via gli altri tipologie di contenuto, no? Quindi a 3-4 giorni dalla chiusura del contest sono arrivati solo 20 video, il cliente è terrorizzato perché assolutamente adesso cosa facciamo? No, aspettiamo la fine del contest, perché negli ultimi 2 giorni arriva il 90% dei contenuti, perché tutti caricano alla fine, tutti. Abbiamo avuto proprio, cioè, dei contest che avevano 20 creatività e hanno chiuso a 120, cioè, quindi cioè io capisco lato cliente questa tensione, ovviamente, perché comunque per loro è un po' un salto nel buio, però so anche come si comporta la nostra community e noi vediamo chi ci sta lavorando, perché vediamo, al di là di quante volte la pagina del brief è stata vista, noi vediamo quanti brief sono stati scaricati dagli utenti, quanti parlano sul forum, quanti ci hanno scritto magari per chiederci informazioni, e ci scrivono tanto, cioè sul forum noi almeno la metà del tempo del nostro community manager è speso a dare risposte o moderare forum, mail, perché ci sono molti utenti e scrivono molto, perché magari hanno bisogno anche di un confronto, di informazioni in più, e quindi noi siamo lì apposta per questo. Per questo è vero che anche il costo del contest non è un costo, cioè non è un costo irrisorio, ma è un costo anche importante, ma anche perché c'è dietro un lavoro umano imprescindibile. Cioè noi, per farvi un esempio, quando dobbiamo controllare il copyright delle creatività, cioè sono arrivati 200 video, noi ci ascoltiamo 200 musiche, raccogliamo 200 dichiarazioni di copyright, licenze delle musiche, liberatorie per tutti i soggetti ripresi all'interno di ciascun video, cioè c'è molto, molto lavoro anche proprio che ti fa proprio time spending dietro questo genere di attività, oltre a tutto il lavoro di promozione che noi andiamo a fare del contest, perché lo promuoviamo attraverso i nostri canali social, con un post a settimana, cioè abbiamo proprio un calendario delle attività di promozione che viene condiviso con il cliente e molto spesso anche con l'agenzia del cliente, e che dobbiamo seguire in maniera, insomma, molto, come dire, precisa. Mentre all'inizio Zuppa era una startup e poteva permettersi di non offrire un servizio perfetto al 100%, ok? Perché dici sempre che sei un po' in fase beta, che sei, cioè, perché stai crescendo. Quando hai clienti del calibro di Poste Italiane, Telecom Italia, Microsoft, Google, non puoi più permettertelo. Cioè lì a loro non gliene frega niente che tu sia startup, che tu abbia 2 anni o che tu ne abbia 10. Tu devi offrire un servizio al top. E quindi chiaramente questo è una cosa, insomma, le prime volte su di freddo, le seconde anche, e le terze a volte non ci dormi la notte perché ti sogni il cliente che ti arriva con la mannaia, però questo è. Vabbè, i benefici per i creativi li abbiamo già detti, quindi la possibilità di offrire opportunità lavorative, il compenso e di crescere all'interno della community. Sulle opportunità lavorative non si tratta solo di parole, nel senso che ci sono utenti che dopo i contest sono state ingaggiate dal cliente direttamente per fare poi degli altri lavori, quindi sono delle opportunità concrete. Queste sono le caratteristiche dei nostri contenuti, perché sono contenuti di qualità, molto, diciamo, creativi anche dal punto di vista dell'idea. I nostri utenti sono per il 65% professionisti, quindi hanno anche una manualità, insomma una capacità proprio tecnica importante, e poi il fatto che sono assolutamente coerenti con quello che viene dato come brief. Queste sono tutte le creatività che possiamo fare, e abbiamo fatto anche un contest solo di copywriting, quindi solo per trovare dei testi per uno spot audio, ma solo per trovare il parlato dello spot audio e di una DM, di una mail, di una newsletter, e
noi abbiamo detto, vabbè, ci proviamo, perché era la prima volta e non è facile, perché in realtà la parte dello script è molto complessa. È molto più facile rendere una cosa visivamente attraverso una foto o attraverso un video, ma essere convincenti solamente attraverso un testo è molto più difficile. Invece sono arrivati dei contenuti molto, molto interessanti. In più era un'azienda che fa... distribuisce energia, quindi cioè, anche, non è che, anche l'argomento era abbastanza complesso, però è andata molto bene, sono arrivate più di 120 proposte, quindi anche in questo caso è stato un ottimo risultato. Questi sono i numeri che riusciamo a produrre. Vabbè, questo è sempre il flusso del lavoro. Più o meno si va dalle 6 alle 11 settimane, in Italia normalmente dalle 6 alle 8, di più è difficile, di più lo facciamo solamente se il contest parte a luglio e termina quindi a settembre, chiaramente non termina ad agosto, perché tutti i clienti sono in ferie, quindi comunque non sarebbero neanche presenti per la chiusura del contest, e in più comunque lasciamo un pochino più di tempo, insomma, d'estate. Questi sono alcuni dei nostri clienti. Abbiamo lavorato un po' con tutti, nel senso che abbiamo lavorato con aziende pubbliche, private, con veramente di tutto di più. E una cosa che all'inizio comunque mi ha un po' stupito, noi sicuramente siamo stati agevolati dal fatto di essere all'interno dell'incubatore, perché chiaramente ogni giorno arriva qualcuno che viene a visitare Reach Farm, qualche azienda, qualche società di consulenza, e che ovviamente fa il giro di tutte quante le start-up, viene, ti conosce, magari da cosa nasce cosa. E questo sicuramente. E siamo stati fortunati perché inizialmente, appunto, grazie ai contatti proprio personali dei nostri fondatori, siamo riusciti ad avere i primi contest, i primissimi erano addirittura per Alice, per Rai.tv, il portale della Rai, cioè... per Havaianas, insomma, per veramente erano TomTom, avevamo fatto, erano primissimi. Su quelli ovviamente non abbiamo guadagnato nulla, cioè erano per noi erano funzionali a farci un nome. Però sì. Che cosa deve fare un incubatore di imprese? Magari se ce lo puoi spiegare, visto che qua ne abbiamo uno. Che cosa, che servizi cosa, ci... Che cosa dovrebbe fare, cioè che servizi dovrebbe offrire un incubatore di imprese ad una nuova impresa, un'impresa allora, che sta nascendo? Prima ti dico che cosa lascia fare all'azienda. Cioè, allora, vivere all'interno di un incubatore permette alla startup di lavorare solo per il suo modello di business, cioè noi non ci siamo mai dovuti preoccupare di nulla che avesse a che fare con costituzione della società, con l'amministrazione, con la ricerca del personale, con non lo so, anche il fatto di ordinarti i computer, l'ufficio acquisti, tutte queste cose qua, gli spazi fisici, di tutte queste cose si è occupata Reach Farm, si è occupata l'incubatore, che in realtà è incubatore e acceleratore. Incubatore perché ti finanzia, acceleratore perché ti porta proprio, ti dà tutti questi servizi che ti servono per... Sì? I soci fondatori hanno sostenuto dei costi iniziali per poter allocarsi all'interno dell'incubatore? L'incubatore l'hanno fatto loro. Pensavo che i soci fondatori di Zupa fossero... Avevo capito i fondatori dell'incubatore. No, non c'è nessun costo iniziale da sostenere per le start-up che arrivano.
cioè sì. Arrivano, presentano il proprio progetto. Allora, inizialmente, quando siamo partiti noi, era il 2006 praticamente, quando è iniziato abbiamo iniziato a lavorare su Zuppa. E nel 2006 eravamo ancora talmente in pochi che era veramente, cioè non c'era neanche bisogno di aprire durante l'anno delle finestre di selezione per mandare i progetti, e per mandare i business plan, eccetera. È arrivata una persona che era un giornalista che aveva avuto quest'idea di Zuppa, che poi non era esattamente l'idea di Zuppa come adesso, però era l'idea iniziale. È arrivata, è andata a presentare l'idea direttamente a Riccardo Donadon, che era il fondatore. Riccardo ha detto: mi piace, dai, proviamoci. E da lì hanno messo in piedi tutto il primo gruppo di lavoro, prendendo le persone anche un po' dalle altre startup che erano già partite, perché magari serviva un programmatore per una cosa, serviva un grafico per un'altra, e poi si è formato il primo gruppo di lavoro e si è partiti con Zuppa. Adesso è un po' diverso, perché H-Farm è diventata molto più grande e anche il numero di domande che arriva è molto più alto, cioè non mi ricordo quante domande arrivano, però tantissime durante l'anno. E dopo, se riusciamo, vi faccio vedere un video di presentazione di H-Farm che ho visto che c'è e che ha tutti quanti i numeri, eventualmente, se vi può interessare. Però praticamente ci sono, adesso funziona grosso modo così, ogni due settimane ci sono degli eventi che si chiamano Storming Pizza, che sono degli eventi che vengono fatti per ricevere nuove proposte. Quindi ogni due settimane, la sera, dalle 6:30 alle 8:30 tipo, ci sono 4-5 persone esterne ad H-Farm che portano la propria idea di business e la propongono. E c'è un momento di dibattito, perché mediamente adesso ci sono sempre, io credo anche 60-70 persone che ascoltano, tra soci di H-Farm, i cosiddetti mentor, cioè quelle, perché ci sono all'interno di H-Farm dei, loro li chiamano angels anche, sono praticamente dei professionisti che magari hanno avuto molta esperienza in ambito tecnologico, sì, tipo supervisori, che si aiutano i ragazzi a sviluppare le startup sostanzialmente e fanno parte appunto di H-Farm. Quindi di solito ci sono loro, ci sono anche altri dipendenti, insomma tutti, è aperto a tutti, chiunque può andare a ascoltare e magari dire la propria e dire: wow, io ma hai trovato, che ne so, dei competitor che fanno la stessa cosa, ma questi, cioè per far ragionare ed evolvere l'idea. Poi ogni anno vengono selezionate, tra tutte quelle che vengono presentate ne vengono selezionate alcune, mi pare che ne vengono selezionate 10 ogni 6 mesi, cose del genere, e vengono finanziate per un primo periodo di 3 mesi e vengono inserite all'interno di una struttura che si chiama H-Camp, che è sostanzialmente uno spazio fisico, ti danno il tavolo, ti danno i computer, insomma ti danno la connessione, eccetera, da mangiare, ti trovano da dormire nel caso in cui tu abiti lontano, e tu per 3 mesi ti focalizzi solo sulla tua idea. E la sviluppi in modo tale da arrivare ad una versione beta sostanzialmente. Sì. Quindi quando si fa la presentazione non c'è arrivare per forza con un prototipo? C'è chi arriva già con un prototipo, c'è chi arriva invece solo con dei mock-up, dipende dal tipo di progetto. La cosa importante è arrivare con un'idea già di business, di solito chiedono un business plan, ma non è che serve un business plan da, insomma, meet, voglio, cioè sì, esatto, un'idea di come potrebbe evolversi la cosa, ecco. E c'è una cosa
una cosa molto che perché io lavoro lì, cioè li vedo tutti i giorni, quindi intanto sto cercando di vedere se riesco a farvi vedere questo video in caso, ci provo. E una cosa appunto su cui loro sono molto, cioè ci tengono molto, è proprio lo spirito, no? Le persone, perché alla fine il progetto lo fanno le persone. Se serve una competenza specifica, la competenza specifica la trovi poi. Serve un programmatore che sappia fare una determinata cosa, in qualche modo lo trovi, però devi trovare le persone appassionate che abbiano voglia di mettersi in gioco, di provarci e di fare un po' un salto nel buio, perché alla fine insomma cioè fare una startup è fare un'impresa. Cioè, una volta si diceva apro la mia azienda, adesso si dice apro una startup, ma non cambia niente. Cioè, l'unica cosa che cambia è che magari ci sono questi incubatori che ti aiutano nella crescita e nella fase più difficile, che è la fase iniziale. Poi, dopo questi primi 3 mesi, se la cosa va avanti, se il progetto si vede che può prendere piede, vengono presentati i progetti anche agli investitori. Ci sono delle giornate di Investor Day in cui ci sono degli investitori che vengono e ascoltano tutte le varie presentazioni delle diversi progetti. E appunto, se dopo questi primi 3 mesi il progetto prende vita, allora viene fatta la società e viene insomma assume uno spessore diverso, però appunto c'è nella fase prima, c'è tutto il supporto, anche nella fase dopo c'è tutto il supporto insomma possibile. Io ho questo ricordo che quando sono arrivata una delle prime cose insomma che mi sono state dette, perché non mi ricordo che avevo fatto una domanda su dei contratti per dei clienti eccetera, mi ha detto tu non ti devi preoccupare, perché per quello ci aiuta Farm. Tu pensa solo a come trovare più utenti possibile, a come fare il prodotto migliore, a come, cioè è quello il nostro focus, anche perché altrimenti appunto cioè, perdi tutto il tempo a fare cose burocratiche e non hai il tempo per sviluppare quello che invece vuoi fare. Se volete vi faccio vedere volete vedere questo video di H-Farm? Se riusciamo. Cioè questo è un riassunto dei 6 anni di quando ha compiuto 6 anni, quindi l'anno scorso. E se volete, cioè è tutto in stile infografica, quindi al massimo insomma si tocca, cioè che però ve lo faccio vedere. Sono le 4 sedi di H-Farm. Le finanziamo con investimenti da 30.000 a 300.000 euro. E vi accelleriamo dando loro visibilità, mentoring, consulenza legale e finanziaria, risorse umane e uno spazio di lavoro all'altezza delle loro ambizioni di aziende globali. A dicembre 2004 nasce l'idea di H-Farm. Siamo in 4. Si parte. H-Farm è immersa nel verde delle campagne che affacciano sulla laguna di Venezia. Nel primo anno finanziamo 2 start-up e siamo già in 28. A dicembre 2006 finanziamo la 3ª start-up. Ora siamo quasi 40. Nel 2007 partono altri 4 progetti. E alla fine dell'anno siamo in 70. Tantissimi. Per fare spazio iniziano i lavori della nuova sede. Nel 2008 si va all'estero e H-Farm sbarca a Seattle. Da allora oggi abbiamo investito in 5 start-up USA. Il 2008 si bloccherà. La prima ex. Contata acquista H-Care. L'exit? No. A marzo la nuova sede è pronta. H-Care? Aspetta. H-Care è un'azienda che faceva gli Human Digital Assistant.
Cioè, quelle specie di avatar che tu trovavi dentro i siti, ce n'erano tipo nel sito della Telecom, e che ti avvicinavano, cioè, quando tu ti loggavi ti riconoscevano e ti accompagnavano nel processo, tipo, ciao Silvia Mion, bentornata nel sito di Telecom Italia, qui potrai trovare questo, 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 e facevano queste cose qua. È stata acquistata appunto nel 2008, e poi da un'azienda che fa software gestionali sostanzialmente, e poi insomma hanno smesso di fare solo questi HDA e hanno iniziato a fare anche delle altre cose. Poi ovviamente il business cambia, cioè l'azienda nasce con un focus, ma non è che fa quello per tutta la sua vita, perché il mercato cambia, le infrastrutture cambiano e quindi devi adattarti anche tu. C'era un'azienda che si chiama Humus, che faceva prevalentemente, avete presente i tavoli interattivi? Cioè i tavoli in cui tipo hai le cose, le puoi spostare, o le vetrine interattive, cose del genere. Strumenti molto, molto interessanti, però molto costosi, proprio a livello di hardware, e su cui c'era un mercato molto limitato. Due anni fa, quando i primi tablet, il primo iPad così, iniziavano a diffondersi, hanno pensato ad un nuovo tipo di prodotto. E adesso praticamente fanno solo quello. Questo prodotto si chiama Nuxi ed è praticamente una specie di catalogo online, un catalogo su tablet, soprattutto per le aziende che fanno moda. Cioè loro hanno detto, anziché tutte le aziende che hanno tantissimi prodotti, tantissimi tipi di colori, no, per ogni prodotto, eccetera, hanno sempre dei cataloghi enormi. E c'è una spesa di carta enorme. Se noi riusciamo a condensare tutto quello in un'esperienza digitale che però ti permetta allo stesso tempo di mostrare tutta la collezione dal tuo venditore al tuo cliente, di fare l'ordine direttamente che ti comunica col gestionale, che te lo carica direttamente nel gestionale dell'azienda, insomma tutta una serie di implementazioni di questo tipo, hanno iniziato con quello. Sono stati acquisiti da un'altra società adesso, cioè hanno fatto la loro exit, sta andando molto bene, l'hanno fatto per Diesel, l'hanno fatto per Armani, l'hanno fatto per tutta una serie, soprattutto nell'ambito della moda, perché chiaramente abbatti moltissimo i costi. Big Rock è una scuola di computer grafica. Sì. Dimmi. Ad esempio, nel caso di alcuni exit, sì. Più o meno ci può dare un senso del. Allora, io so solo quella di. Spieghiamo prima che cosa significa exit. Sì, allora l'exit, l'exit viene sostanzialmente. Cioè l'azienda viene acquisita per la maggior parte. Da un'altra azienda sostanzialmente, quindi H-Farm non ha più la maggioranza, rimane sempre con una quota di minoranza all'interno dell'ex startup, diciamo, che però diventa a tutti gli effetti parte di una nuova azienda. L'obiettivo, allora, H-Farm chiaramente non è che fa l'incubatore perché sono molto buoni, lo fanno perché dalla vendita di queste iniziative, di queste attività, chiaramente c'è l'obiettivo di monetizzare il più possibile. Lì dipende, nel senso che io non mi ricordo quanto è stato l'investimento, non so quanto sia stato l'investimento iniziale, quindi non so dirti che moltiplicatore, però. Cioè, forse è un investimento che
metti che abbiano ecco, boh, 30 uscirai a 3.000, non lo so. Cioè, una cosa, cioè nel senso, il rapporto, allora, poi dipende dal tipo di azienda, perché se tu, dipende dal moltiplicatore, perché di solito se un'azienda è molto tecnologica e quindi molto scalabile, tende ad avere un moltiplicatore più alto. Se invece tu vendi un'azienda che è tipo un'agenzia, hai un moltiplicatore più basso. Cioè già vendere a 5 volte tanto, no, 300, no, 3.000, scusa, 300. Però già vendere a 10 volte è tanto. Cioè nel senso, sì, dipende da... Adesso io, dato che non lavoro proprio in H Farm, ma in una delle startup, non ho tutta questa visibilità chiaramente su queste cose, però grosso modo... No, ma metti che investano 100, ok? Beh, l'obiettivo... Allora, Zuppa vorrebbero venderla a almeno, penso, 15-20 milioni. L'obiettivo... Noi, tutti i dipendenti hanno delle opzioni sulle azioni di Zuppa, quindi nel momento in cui venderanno, noi prenderemo la nostra parte, insomma una parte, perché abbiamo, cioè noi non abbiamo già le azioni, ma abbiamo delle opzioni sulle azioni, però vabbè, non cambia niente, nel momento in cui si venderà avremo le azioni e ci prende. Tutti i dipendenti hanno anche una parte. Sì, allora, il discorso è questo. Non tutte le start. Allora, per Zuppa l'idea è questa, no? Ma è questa perché? Perché si pensa che abbia un determinato potenziale. Ci sono altre magari realtà che hanno una fetta di mercato magari più piccola e quindi già farci un milione è già tanto, perché magari si sono investiti 50.000 euro, hai capito? Sei già. Ci sei già ampiamente ripagato. E, Zuppa fino adesso non è stata ancora venduta, non perché non ci siano state delle possibilità, ma perché non erano abbastanza allettanti, cioè nel senso H Farm non è che ha urgenza di vendere la startup, no? Vuole cercare di... Esatto, e che mi permetta, esatto, che mi permetta di portare la cosa ad un livello, altrimenti non mi conviene, altrimenti me la tengo, perché ormai è un'azienda che comunque non rappresentiamo più un costo per H Farm. Siamo, insomma, non dico che facciamo dei profitti, però insomma perlomeno non ci rimettono niente. Quindi per adesso, anzi, insomma, qualcosina ci portiamo anche a casa alla fine dell'anno, quindi per adesso va bene così. SPA. Sì. Sono tutti soci privati. Sì. Sono... Sì, dimmi. Sì. Sì, sì, adesso sì. Da Zuppa. Sì, allora Zuppa è un po' complesso, però Zuppa in Italia è una società italiana, Zuppa Europe SRL. E io sono assunta da Zuppa Europe SRL. Zuppa Europe è di proprietà di cioè è praticamente una sede staccata, diciamo, di Zuppa Com Inc., quindi la mia casa madre è Zuppa Com Inc. negli Stati Uniti, che è comunque di proprietà di H Farm, quindi sono sempre all'interno dell'orbita, insomma, di H Farm, assolutamente. Però sì, 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 sì. Per la maggior parte
Allora, da noi molti sono dei consulenti, perché lavorano anche su più progetti diversi e quindi vogliono rimanere dei consulenti con partita IVA, soprattutto i programmatori, perché lavorano non solo all'interno delle start-up, ma lavorano anche per conto proprio, quindi vogliono mantenere una certa indipendenza. Per alcune tipologie di lavoro invece siamo dipendenti, ma anche perché comunque rappresentiamo l'azienda, cioè io comunque mi occupo anche del coordinamento del team italiano, devo andare a vendere questo prodotto, chiaramente vogliono anche una certa sicurezza anche dal lato dell'azienda, insomma. Quindi la differenza in sostanza è questa, non capito, perché noi abbiamo un incubatore qui soltanto che è gestito dal comune. I due fondatori appunto sono Riccardo Donadone e Maurizio Rossi, e hanno iniziato loro, poi un po' alla volta hanno trovato tutti gli altri investitori, ma è tutto privato. Noi abbiamo avuto una forte visibilità negli ultimi due o tre anni, prima, quando è entrato Renzo Rosso come socio, come investitore all'interno di H Farm, perché ovviamente lì c'è stata anche molta comunicazione, quindi è un personaggio, quindi diciamo si è cominciato a parlare molto, molto di H Farm. E poi quando l'anno scorso Riccardo Donadone è stato inserito all'interno della task force del ministro Passera per il restart, il progetto, eccetera. E quindi erano stati coinvolti lui e una serie di personalità, diciamo, nell'ambito digitale, e abbiamo ospitato anche all'interno di H Farm degli eventi, proprio con il ministro è venuto a parlare, a fare una sorta di confronto, eccetera. Quindi queste cose ci hanno dato molta visibilità e si è parlato sempre di più di noi. Però sì, i primi anni era un po' diverso, all'inizio. Anche insomma non è stata una bella sfida anche proprio per loro, che insomma ci hanno messo tutti i capitali inizialmente. Sì, ma siamo già nella fase interlocutoria, quindi posso fare ma sì domanda, sì sì che, sì prima parlavi di aver fatto anche attività per la pubblica amministrazione. Sì. Per esempio abbiamo fatto abbiamo lavorato con il ministero della non con chi cosa No, no, ma ti racconto. Abbiamo fatto contest di logo, contest per la promozione di alcuni progetti per il Ministero del Lavoro. Uno era sul buono lavoro, quindi loro cercavano una campagna pubblicitaria sul voucher, proprio per far conoscere il buono lavoro, che nessuno lo conosceva. Quindi era un contest videografiche basta, non c'era lo spot radiofonico. E un'altra volta abbiamo fatto, sempre per loro, sul lavoro manuale di qualità. Poi abbiamo fatto un contest video per il Ministero degli Affari Esteri. E poi abbiamo lavorato con l'Agenzia della Promozione Turistica del Friuli Venezia Giulia e con la Regione Liguria per due contest video, una per la promozione delle città, insomma del Friuli Venezia Giulia, quindi c'era un premio per città, sostanzialmente Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, e in Liguria era grosso modo lo stesso, solo che non c'era un premio per città, in quel caso era un contest appunto per la promozione delle bellezze, insomma del territorio. Il primissimo contest da cui poi è scaturito tutto l'avevamo fatto per il Consiglio regionale del Veneto, per un progetto sull'e-democracy, perché avevano appena lanciato questo il portale dell'e-democracy, quindi aperto al pubblico, insomma di dialogo con il cittadino, eccetera, e avevamo fatto un contest video e grafiche. In quel caso poi con le grafiche hanno fatto un libricino, e quel libro è stato portato e presentato al forum della pubblica amministrazione l'anno seguente, e da lì poi si sono generati gli altri contatti. Stamattina ho visto un'intervista, quindi era il Veneto,
su YouTube, c'è una tua intervista può che essere la pubblica amministrazione del Veneto, era? Sì, può essere. Ma la regione Veneto. Sì, Toscana. Poi stamattina non sapevo tutto quello che hai detto adesso, quindi era anche con la Toscana. Ma dov'era? C'era Beh, digitato Silvia Mion su YouTube. Oh mamma, chissà che brutte cose hai dovuto vedere questa mattina. Mio Dio. Mamma mia, spero non ci fossero i video del mio Dio al nubilato, se no sono finita. Molto bene. Beh, però per adesso ci hai detto che voi esistete, vi vedete grazie a questo. Sì. Quindi, sì, sì. Ecco, magari... no. Sì, no, abbiamo con la pubblica amministrazione è un lavorare un po' diverso, nel senso che hanno delle rigidità estreme, nel senso che anche proprio a livello di cioè da quando ti dicono beh dai, mi piace, partiamo, e cioè quando poi si parte passano almeno 5 mesi tipo, cioè in cui comunque tu produci materiale perché insomma ci sono tutta una serie di documenti eccetera eccetera, quindi cioè è una cosa un po', però dà molta soddisfazione perché comunque si inizia a vedere che questo tipo di dinamiche insomma vengono capite, vengono utilizzate anche dalla pubblica amministrazione. Sul fronte degli acquisti la spesa dell'impresa, di un'azienda. Cioè ad esempio io ho bisogno di un servizio, sì, devo scegliere il mio fornitore, devo scegliere, sì, qualità, devo scegliere anche convenienza. Sì. C'è potenzialmente la possibilità di utilizzare questa piattaforma per arrivare anche ad avere un'offerta conveniente? Cioè, no. La domanda sulla pubblica amministrazione è proprio quella, perché la pubblica amministrazione non può spendere e espandere, sì, quindi deve rivolgersi. Sì. Che... sì, però sono due momenti diversi, cioè il momento in cui la pubblica amministrazione ti affida l'incarico, noi comunque... sì, chiaro, non cioè... perché è chiaro che lì vuol dire che è una porta intimativa, rientra nella stessa per la quale era prevista... Sì, esatto, poi comunque eravamo al di sotto di un certo investimento, esatto, perché al di sotto non serve fare, cioè tutta una serie di cose. Allora, no, c'è una, cioè, nell'utilizzo di questo tipo di strumenti c'è una convenienza economica in realtà, perché tu hai molti contenuti ad un costo che è più basso rispetto al fatto che se tu li facessi fare ad un'agenzia o comunque ad un solo soggetto. Però noi come Zuppa non possiamo fare dei contest, ho capito forse il senso, non possiamo fare dei contest in cui mettiamo in competizione economica, no, anche perché sarebbe un po' rischioso, cioè si rischierebbe un gioco in basso, è un po', cioè, noi dobbiamo garantire ai nostri utenti un certo tipo di riconoscimento. Noi quello che possiamo, che abbiamo fatto in alcuni casi o che possiamo fare, è mettere in contatto diretto, nel caso in cui il cliente lo richieda, uno o più creativi, perché magari a loro sono piaciute delle cose e vogliono farsi fare delle altre cose, quindi però è una trattativa che poi su cui noi non entriamo. Però metterli in competizione e dirgli c'è questo, cioè proprio come se fosse una gara, no. Anche perché gli utenti non cioè, partecipano e realizzano già dei contenuti finiti. E in tutto questo io non vi ho fatto vedere i video che creano i nostri utenti, perché forse vi è più chiaro... No, voglio arrivare a questo punto. Qui c'è tutta una serie di sigle, parliamo di grossissime aziende. Sì. Nel momento in cui devono investire sulla qualità, diciamo che guardano sicuramente l'aspetto economico, non avranno delle forti potenzialità da questo punto di vista. Una piccola impresa invece, nel momento in cui si affaccia un servizio del genere, deve fare anche una valutazione di convenienza. Ma dice io piuttosto che un luogo fatto dall'architetto di turno che lo fa a 100,
preferisco Drupal perché riesce a darmi lo stesso prodotto qualitativamente migliore, magari sì, a 90. Questo discorso a voi non interessa? Sì, però cioè, lì è una valutazione del cliente, cioè, perché è una cosa diversa. Io non offro... Sì, scusa. Sì, però è una cosa... Sì. Dice, tu hai un problema generale, allora io ti faccio, io ti posso dire che cosa fai prima. Sì. Okay. Però, ad esempio, noi, non è che... cioè, se l'azienda mi dice... Se, perché mi è capitato che una piccola azienda mi dicesse, beh, vabbè, però se io mi faccio fare il video da... mi serve un video solo, me lo faccio fare da, non so, mio cugino, mio zio, quello che è, mi costa 2000 euro. Che io gli dico, fatelo fare. Cioè, nel senso, io non posso mettere in piedi tutta questa macchina... Se non ne vale la pena, nel senso, ma non perché, ma perché è una cosa diversa, perché ottieni una quantità di contenuti diversi, attivi una quantità di persone che è diversa, hai tutto un passaparola generato dal contest, hai volendo una campagna di comunicazione già facendo il contest, quindi non... Sì. Vediamo come Antonio, se vedi come funziona, come è strutturato il Drupal, lo capisci subito, perché magari è più facile a vederlo. Sì, allora vi faccio vedere questo video. Questo è stato, forse l'avete anche visto perché è stato passato al cinema, ed è un video che un nostro utente ha fatto per un contest per Poste Mobile. Questo video, così come l'avete visto, è arrivato dall'utente. Noi non ci abbiamo lavorato per niente, non ci abbiamo messo niente, e cioè, il cliente l'ha utilizzato per 6 mesi solo online, perché aveva acquistato i diritti solo per l'online. Dopodiché ha detto, no, questo video piace, abbiamo la possibilità degli spazi al cinema, lo mandiamo, vogliamo mandarlo al cinema. A quel punto abbiamo contattato l'utente, che ha fatto una proposta economica per estendere la licenza di utilizzo a tutti i canali, quindi anche all'offline, al cinema, alla televisione e quant'altro, anche perché in questi casi ci sono degli attori, ci vogliono le liberatorie, insomma tutta una serie di cose, e il cliente poi si sono accordati tra di loro e l'ha mandato al cinema. Quindi cioè sul tipo di contenuto che arriva, quindi sì, capita. Quindi praticamente questo, chi ha realizzato questo video, nel momento in cui è stato incontrato con voi, lo avete premiato perché è quello che è stato selezionato, sì. Ha dato i diritti già per l'utilizzo di questo video a Zuppa. Sì, a Zuppa e al cliente, perché nei termini e condizioni di Zuppa cede la licenza a Zuppa e al cliente. Però per recuperare sì. In questo caso sì, se è anche per i canali offline è specificato sia all'interno del brief sia all'interno dei premi, e il premio è sempre al di sopra dei 5.000 euro, altrimenti no, compreso solamente più basso. Quindi
Quindi il premio in questo caso è realizzato delle 5.000 ore? No, il premio in questo caso era più basso, infatti lui aveva solo il client Poste aveva solo i diritti per l'online. Dopo 6 mesi ha detto lo voglio usare anche al cinema e ha pagato in più per estendere la licenza all'offline. Poste Mobile, giusto? Sì. Cioè Poste Mobile ha pagato direttamente offline, ha pagato direttamente chi l'ha creato? Ha pagato Zuppa che ha pagato quello, sì. Però noi non ci abbiamo, cioè, no, ma vi spiego anche perché, cioè... Non ha pagato Zuppa perché noi ci abbiamo preso dei soldi, ha pagato Zuppa perché diventare fornitore di Poste Italiane per un utente, per una piccola casa di produzione a partita IVA, vuol dire metterci almeno 9 mesi. Quindi è molto più semplice che la cosa venga gestita direttamente, che abbiamo fornito il servizio chiaramente. Anche perché comunque a livello di licenze cedute, eccetera, a livello contrattuale è sempre Zuppa che si interfaccia con l'utente, semplicemente per quello. Però noi non ci guadagniamo nulla su quello. Cioè questo è per farvi vedere, aspetta. Vi faccio vedere anche questo, che è bellino. Questo è stato fatto per un contest per team, in cui il tema era racconta come il web sia sempre più a portata di mano. Infatti il tema era web is mobile. E racconta come tipo delle applicazioni possono cambiarti la giornata, possono ti abbiano cambiato la vita, eccetera, eccetera. E poi ci sono degli esempi di invece fotografia, grafica. Questa fotografia ha vinto un contest sul tema del talento, sul reporting on talent, sul racconta il talento che c'è, vedi intorno a te ogni giorno. Questo è un ripara bambole, ripreso nella sua bottega a Roma. Questo era il ragazzo che suonava da un'altra parte, questa è un'altra fotografia fatta per un contest per Illy. Questi sono tutti contenuti che così come li vedete sono arrivati. Questa ad esempio, questa foto è stata usata per una mezza pagina su Repubblica. Questo è uno dei contenuti che sono arrivati per il buono lavoro. Da quando c'è il buono, Andrea è uno studente molto occupato. E ci sono, poi questo faceva parte di tutta una serie. Questa è una creatività che a me piaceva molto, che è stata caricata per uno degli ultimi contest che abbiamo fatto per Yomo, su questo nuovo prodotto che è uno yogurt non da bere, ma è uno yogurt vero, ma in una confezione che puoi schiacciare e mangiare dove vuoi. E questo ad esempio è una proposta di logo che è stata fatta per la Pedemontana Veneta, dalla Regione Veneto, insieme all'Università di Venezia. Quindi anche per farvi vedere la differenza dei vari contenuti che si possono ottenere sostanzialmente. E vabbè, basta. Vai. Questo diciamo è quanto. Poi non so, se avete domande o... perché qua parla che ti parla sono già le 7:30.
No, perché inizialmente la mia idea era proprio di parlare molto meno io, ma molto meno io, e di magari farvi capire come funziona, cioè come si scriveva un brief, come si poteva fare una cosa anche un po', cioè magari provare a scrivere un brief insieme così, però sì, ho parlato troppo, purtroppo. E se avete domande o qualsiasi cosa, sono qua. O se avete... No, se invece, vabbè, poi tu tanto i miei contatti li hai, dalli pure, che nel caso se ci sono anche cose che vengono in mente dopo, domande anche su H Farm, qualsiasi cosa. Beh, io sono arrivata fino qui. Beh, vabbè. Ma più o meno è tipo ma tipo Lab di Bari, se non ho capito male, no, giusto? No, molto di più. Molto, ok. No, beh, molto. Che differenza c'è tra un Lab e un incubatore tipo ci fanno? No, secondo me, a parte i soldi, forse anche il probabilmente il discorso del mentoring, no? Cioè del... secondo me è più che altro per altri lavori. Sì, no. Sì. Startup o impresa già avanzata, prescinde quindi di qua lavori, io ti offro lo spazio ed eventualmente la consulenza. Loro pensano che solo ci fanno, non funziona così come avete sentito, funziona proprio completamente, ma anche completamente diversa. Quindi secondo me è quello che è. Ah, ecco una domanda, il Brasile, perché all'inizio avevi detto, poi vi dico. Però ho visto che poi nelle slide invece no, non c'era... No, non l'ho inserito. Siamo andati in Brasile perché c'erano delle opportunità concrete di business, perché un nostro cliente inizialmente aveva una sede anche lì e quindi voleva farci lavorare anche lì. E poi si è... e questa è la prima volta che siamo andati in Brasile. Però non avevamo ancora un ufficio fisso lì, sostanzialmente. Avevamo solamente delle opportunità commerciali e il sito lo gestivamo da qui. Poi invece, dopo un paio d'anni, nel 2010, abbiamo deciso proprio di aprire un piccolo ufficio lì, insieme con cioè siamo all'interno dell'ufficio di un'altra agenzia, siamo insieme, però abbiamo appunto una persona dedicata allo sviluppo della community, alla gestione dei contest, sempre perché c'erano delle opportunità proprio concrete commerciali. Adesso, dato che in questo momento in realtà il Brasile, cioè il sito brasiliano c'è, però non ci sono contest mirati solo al mercato brasiliano, un po' perché la persona che se ne occupava in Brasile ha preso poi altre strade, quindi non è stata sostituita subito, e un po' perché in realtà adesso stiamo lavorando molto per lo sviluppo lato Europa, perché in Italia siamo radicati a dire poco, cioè stiamo, insomma, ci conoscono, siamo conosciuti eccetera, però abbiamo la necessità anche di farci conoscere un po' di più, soprattutto in Germania, Francia, in Inghilterra. Adesso abbiamo due persone a livello commerciale che gestiscono appunto tutto il mercato lì. Siamo partiti da poco perché queste due persone erano due persone che lavoravano negli Stati Uniti, che adesso sono a Londra e sono arrivati a Londra all'inizio di quest'anno, quindi è proprio una cosa fresca, però l'obiettivo è quello proprio di sviluppare l'Europa. Abbiamo fatto un'esperienza molto interessante con un cliente per la Spagna,
Quindi noi senza avere il sito in spagnolo e senza avere una community in Spagna, in pratica, in due mesi abbiamo creato una base community, avevamo un community manager di appunto madrelingua spagnola che ha gestito tutti i contatti con le università, con le scuole, eccetera, per creare appunto la community. Abbiamo fatto un contest, tutto con contenuti in spagnolo, e fatto tutti, con tutti i contenuti di ragazzi spagnoli, e abbiamo raccolto una sessantina di video, tutto in due mesi. Quindi i due mesi comprendevano sia la promozione sia la realizzazione, cioè è stata una roba, pensavamo di morire, ma ce l'abbiamo fatta, perché poi chiaramente avevamo i minuti contatti ogni giorno, era una corsa, però è stata una bella esperienza. Abbiamo creato una prima base utenti in Spagna molto interessante, anche perché tra i nostri partner c'è un docente, se sa che lo chiamo docente mi uccide, però è un professionista che insegna, fa dei workshop di video virali, che si chiama Alex Orlowski, e lui lavora moltissimo all'estero, soprattutto in Spagna e in Germania. In Spagna proprio lavora in alcune università anche. E quindi lui ci ha supportato nello sviluppo della base utenti. Per questo vi dicevo prima, la creazione delle relazioni è fondamentale, perché nel momento in cui ho avuto bisogno di aprire un contest in Spagna, se ero da sola facevo il doppio della fatica. Invece avendo questo contatto, coinvolgendolo chiaramente, insomma, facendo una partnership strutturata in cui insomma, c'era un ritorno per tutti, abbiamo potuto farla. Volevo farvi vedere se c'erano delle foto di H Farm, ma non ne trovo. Cioè sì, è questa. Cioè, però non si vede bene. Comunque, lo Storming Pizza è un evento, diciamo, anche itinerante, nel senso che è, sì, sì, esatto. Mi ricordo che l'avano fatto anche in Puglia. Se io volessi proporti in maniera che cosa vorrei fare, iscrivermi allo Storming. Si va nella seed area. E ci sono insomma tutte le istruzioni, sì, per proporre la propria idea, per anche capire che cosa serve per proporla, e poi per prenotarsi allo pizza, perché penso che ci sia anche una lista, insomma, lo fanno comunque ogni due settimane, quindi c'è sempre un sacco di gente e poi si mangia la pizza davvero. Cioè, alla fine portano le pizze e si mangia la pizza. Quello è. Bene. No, li ho uccisi tutti. No, io stavo pensando solo che, siccome questi incontri hanno uno sfondo, un tema di fondo che è praticamente l'innovazione sociale, stavo cercando di capire quali possono essere i punti di contatto, quindi un'impresa che va business puro, come quella che tu rappresenti, e le start-up sociali, come ce ci ne sono state rappresentate nel corso di questi incontri, sì. Dove possono trovare una comunità? Beh, in realtà anche all'interno di H Farm ci sono delle start-up che lavorano per il sociale. Una delle ultime, allora... Io ho portato l'esempio di quella per cui lavoro io, più che altro per introdurre il tema del crowdsourcing, che in realtà è un tema trasversale, che come abbiamo visto può avere tante tipologie di applicazione e può avere benissimo anche delle applicazioni anche in ambito sociale. Nella fattispecie, all'interno di H Farm, al di là di aziende che appunto hanno solamente lato business, insomma hanno solamente un obiettivo di fare business, c'è soprattutto un'attività che è Enable, che invece ha uno sfondo totalmente diverso, cioè è un'azienda che nasce, un progetto che nasce per agevolare la
il movimento, insomma, come si può dire, tipo hanno fatto la prima applicazione, è un'applicazione per visualizzare tutte quante le zone della città in cui c'è l'accesso per i disabili, per esempio, cioè sì, perché l'idea è nata, adesso ve la trovo anche, l'idea è nata da un ragazzo, si chiama, oddio, non mi viene in mente, se lo sa mi uccide, vabbè adesso mi viene comunque, da questo ragazzo che a causa di un incidente, lui era un atleta, adesso ha delle difficoltà ad una gamba. E quindi, dato che lui vive su di sé questo tipo di problemi, ha iniziato, ha proposto, prima è venuto in H-Pharma a fare un master, perché H-Pharma ha anche una scuola, che è la Digital Academia, che è una, appunto un'accademia, diciamo, che forma, volta a formare giovani imprenditori in ambito digitale. Quindi lui è venuto a fare questa esperienza, e dopodiché ha deciso, insomma, di proporre la sua idea e ha iniziato a svilupparla. Adesso sta facendo un roadshow in tutta Italia, cui girerà per diverse città a presentare la sua idea. In realtà, eccola qua. Piattaforma attraverso la quale raccogliere il sito è una piattaforma per raccogliere informazioni e consigli per la produzione di soluzioni digitali a problemi reali. La prima è quella appunto delle zone per ZTL, sì, esatto. Però ad esempio altre cose che lui mi raccontava erano anche altre, cioè adesso stava facendo... Ostacoli digitalizzabili, quindi ti segnala in pratica un eventuale... Difficoltà, ostacolo, sì. Ad esempio lui all'interno, insomma, della sua startup stava facendo anche tutto uno studio sull'utilizzo, sull'usabilità dei siti web da parte degli ipovedenti. Quindi c'era una ragazza ipovedente che aveva fatto proprio questi studi e che stava facendo una ricerca per identificare quali erano le difficoltà o come si potevano risolvere alcune difficoltà di user experience da quel punto di vista. Cioè, quindi in realtà la cosa importante è avere una buona idea e avere molta passione per farla. Quindi questo. Cioè a livello di crowdsourcing, quindi sì, sì. Ma in realtà ci sono delle ci sono dei progetti che legano il discorso del crowdsourcing alla pubblica amministrazione, per lo più però in ambito di... Loro la chiamano democrazia partecipativa, quindi trovare soluzioni, proporre soluzioni anche a livello locale su determinate problematiche. Non lo so, c'è da riconvertire un fabbricato che deve trovare nuova vita, che cosa ci si può fare, che cosa... praticamente viene creata proprio una piattaforma di conversazione in cui i cittadini possono partecipare e dare la propria proposta, che anche questa in realtà è una forma sempre di partecipazione e, diciamo, di crowdsourcing. Non è una formula, cioè è una formula più proprio... diciamo senza barriera all'ingresso, cioè chiunque può scrivere, nel senso non è che deve essere per forza un architetto, deve essere per forza un progettista, voglio dire, però
Ci sono anche realtà di questo tipo. Sì, ci sono. Ma c'era, io avevo conosciuto due anni fa, ero andata ad un evento che è il Capri Trend Watching Festival, che è praticamente un evento in cui vengono presentate l'analisi insomma a livello di mercato di tutta una serie di trend, che cosa sta succedendo eccetera, e in quell'occasione avevo proprio conosciuto un ragazzo che si dedicava a tutte queste forme di democrazia partecipativa e che tra l'altro adesso deve anche, penso abbia anche vinto una specie di appalto per una serie di attività da fare a Pompei, una cosa del genere, per il recupero di alcuni siti. Sempre comunque in quest'ottica, cioè proprio di democrazia partecipativa. Mi ricordo che mi aveva colpito perché appunto lui ci aveva conosciuto quando avevamo fatto il contest sull'e-democracy, perché era venuto a conoscenza di questa cosa e lì ci eravamo incontrati. Però sì, ce ne sono, è che con la pubblica amministrazione, cioè è difficile che la pubblica amministrazione utilizzi questo tipo di servizi, secondo me. Infatti, quello che pensavo era, non era proprio questa forma di democrazia partecipativa, piuttosto utilizzare le buone prassi di una pubblica amministrazione per mettere a servizio delle altre pubbliche amministrazioni con il modello di business che voi. Cioè dire, se il comune di Treviso, nell'ambito dei servizi sociali, ha un modello che adotta, e questo modello che adotta è una questione di che siamo resi conto che l'economia fa molto la comunicazione. Sì. È solo per una asincronia informativa, la chiamava il primo professore che è venuto, non mi ricordo. Solo per questa asincronia informativa che il comune di Cerignola magari non adotta, allora il vostro modello deve essere utilizzato per premiare la pubblica amministrazione di Treviso che alla richiesta del comune di Cerignola offriva questo servizio facendoselo pagare. E comune di Cerignola l'ha adottata. Siccome io sto guardando questo nell'ottica, perché in questi incontri che ho seguito non completamente, però ho cercato di prendere il succo, dobbiamo parlare di impresa sociale. L'impresa sociale deve avere sia un aspetto sociale, che significa quello di curare la situazione di svantaggio, ma deve avere comunque la forma mensa di un'impresa, che quindi il fine economico di sostenibilità. L'unica cosa è che a volte i servizi, le cose che caratterizzano una pubblica amministrazione, ad esempio, o il fatto che, non lo so, faccio un esempio, anche l'ospedale, no? L'ospedale di Treviso, ormai saranno 7-8 anni fa, ha iniziato a dare i referti online. I referti degli esami del sangue. Il giorno stesso tu alle 15 li trovi online, la mattina vai a farti gli esami e alle 15 te li scarichi. Questo perché? Perché c'era un problema di parcheggio. Perché i parcheggi erano sempre pieni quando c'era il momento di tirare i referti. Allora non mi ricordo se il direttore dell'ospedale, insomma chi fosse, ha detto qua o buttiamo giù e facciamo parcheggi o troviamo una soluzione un po' più intelligente. E una società che non era dell'ospedale, ma era una società terza, appunto è stata, adesso non so se sia stato fatto, come sia stato fatto, se sia stato fatto un bando, eccetera, eccetera, comunque era una società terza, non era l'ospedale direttamente, ha proposto questa soluzione del referto online e ha sviluppato tutto quanto il software insomma, necessario. Cosa che poi era, come si chiama? Veneto Escape si chiama l'azienda. Veneto Escape, mi pare. Tant'è che poi, però è stata questa Veneto Escape che poi si è riproposta a tutta un'altra serie di ospedali, pubblica amministrazione, eccetera, per proporre questo tipo di servizio. Però l'idea, sì. Era un po' questo. Questo vale anche per il terzo settore. Sì, non sì. Solo per la pubblica amministrazione. Sì, sì. Le buone prassi che vengono veicolate verso altre associazioni, facendo gareggiare le stesse associazioni che le adottano. Questa volta vale il premio. Sì. Siamo qua apposta.
basta, sono finiti. Cioè, sono... Io avevo altre 100 domande da fare, però poi ero separata. Sì. Grazie. A voi. È stata una lezione molto interessante, anche perché si è andata a toccare alcuni aspetti che, diciamo, qui sono un po' bistrattati, diciamo così, non sono considerati fino in fondo, quindi ci ha fatto ragionare su alcune tematiche come quello dell'incubazione non previste, però fanno bene al nostro scopo, che appunto ti dicevo, quello di fare in modo che nascano delle imprese che possano avere un impatto a livello territoriale. Mm-hmm. Grazie ovviamente a tutti i partecipanti. Vi ricordo che il prossimo incontro, il penultimo, sarà con degli innovatori sociali, perché il fine ultimo di questo nostro percorso è creare, diciamo, e dare a chi vi partecipa tutta una serie di strumenti e tutta una serie di competenze per poi domani fare in modo di avviare delle nuove imprese. Avremo due esempi di imprese diciamo innovative con una ripercussione sociale pugliesi. Uno è Saracen e l'altro come dire, riguarda più che altro protesi robotiche. Sarà un po' complesso, però vi spiegherà tutto Dario. E l'altro è Paglia Efficiente, quindi riguarda l'ambito agroalimentare. Sono due progetti che sono veramente molto interessanti. Loro proprio hanno creato queste imprese usufruendo di fondi del MIUR, hanno partecipato a un bando, hanno preso questi soldi, stanno avviando la loro attività, quindi sono proprio in quella fase che è per noi molto interessante, proprio per capire quali possono essere le eventuali problematiche. Quindi vi aspetto lunedì ore 16 con Dario Cazzato e Giacomo Tedesco. Grazie a tutti e buona grazie serata. Grazie a voi.